Buongiorno, Maria Gabriel, commissario europeo per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, un portafoglio molto ampio che è stato importante durante la crisi sanitaria ed è centrale adesso che stiamo affrontando la ripartenza, ognuno con i propri ritmi, ognuno con i propri livelli, importante anche per coordinare la ricerca. Che cosa ha fatto e che cosa sta facendo la Commissione europea per coordinare la ricerca? Thank you very much. First of all, again and again, my full solidarity and support for Italia, for citizens, for all those there in the front line, especially doctors, nurses, because they are doing amazing job. So I think that I can start with this. What we are doing with the research is to show what that means working together, stay collaborative, coordinate our actions, and finally affirm our European leadership. And that's exactly the case on research, because allow me just to say that in this field of research innovation, we started with an emergency call by the end of January. Since then, there is 151 research teams. They are working extremely intensively day by day on three main aspects: diagnostic tests, vaccines, and treatments. In a very short time, we managed to mobilize since this Monday 1 billion euro from Horizon 2020. That means that we have this first call with 18 projects. Thank you very much, Italia. You are very strongly involved. After, we have our public-private partnership with pharmaceutical industry, 90 million euros. We have our European Innovation Council because we managed to mobilize 315 million euros for startups and SMEs, and that was amazing. In less than 1 week, they submitted more than 4,000 proposals, how, for example, to have cheaper ventilators, how to scale up our needs of protective materials. And now our last achievements are two. On one side, together with ministers of research, we agreed on a ERA versus Corona action plan. That means that we identified 10 very short-term actions where all member states within the European Union are working together in this field of the research. And only 2 weeks later, after the adoption of this action plan, we launched our European data platform. For me, it's an important point because actually, if you'd like really to continue to scale, to speed in this field of the research innovation, we need exchange of results, we need access to data in order really to work together. And that was done. Final point, this Monday, under the leadership of the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, we managed to mobilize during our global pledging conference the amount of 7.4 billion euros in order to accelerate our research on vaccine treatment and diagnostic tests. With a very special point that this time we don't want to repeat some of our errors and the engagement at the beginning in those three partnerships is that the access will be for everybody, for every member state, for every citizens, and I think it's a huge achievement. So you can see at the beginning, our action as the European Commission in the field of research innovation was fast, was decisive, with three keywords: cooperation, coordination and investment in research innovation. Per immaginare un totale ritorno alla normalità, stiamo aspettando il vaccino. Quanto ci vorrà per avere un vaccino? I will split the question in two. First, in normal time, to have a vaccine that takes years. Never before we were so fast. Because now, in only a few months, we have two European companies that already announced that they will start clinical trials. It's good, because I can say that by the end of the year, we'll have vaccine. But to have a vaccine and after to produce it, to see what are your manufacturing capacities, and to proceed to a distribution, a general distribution for everybody, that's something different.
this period it's quite challenging, and that's why we started this work a few weeks ago, and we continue to follow this very closely. So I would like here really to pay tribute to our researchers, to our companies, to tell them that their home is Europe. So continue to show us your innovation and your ideas. Second part of the question, you are talking about vaccine, but I think that it will be more precisely to talk about vaccines, because there will be no only one vaccine that will be suitable for all the rules that we need to respect. Because what is important for one vaccine is to be safe and to be efficient. We are talking here about people's lives. That's why now what we are trying to do is really to invest in different fields in order to encourage. Nobody knows what will be the result and who will discover the vaccine, but we need to respect all these criteria and all these rules, and to really take into consideration that for vaccines, that there will be some differences. What's about the temperature? What's about the category of the population, elderly people or children? So that's why on our side, what is important now is first scale. That means that we need to identify as soon as possible the most promising companies and researches. Second, to speed, really to see and to invest in our manufacturing capacities. And after, of course, solidarity, in order to be sure that this time the distribution, it will be for everybody. Questa crisi ha fatto emergere alcune debolezze, ma anche tanti anticorpi dell'Unione Europea, l'Unione Europea che potrebbe anche uscire rafforzata da questa crisi. Adesso abbiamo iniziato a organizzare la ripartenza e ci sono delle misure base che secondo lei dovrebbero essere applicate in ogni paese? There is no one single model to follow, but we have common principles, and that was already said by the European Commission. Now we all know there is no sustainable exit of this crisis without vaccines and treatments. Great. But before, when we will start with these measures, what is important first to preserve the health of our citizens, their safety is the most important. Second, to preserve the capacities of our health systems, because nobody knows if there will be a second wave. What will be the results after the first decontaining measures, and after to continue to preserve the coordinated approach. What is important for me, it's really not to repeat the error that was there in the beginning of this crisis. Because what we have seen, that there was some reactions where the national interests prevailed to the common one. But very soon, only after the first week of the crisis, we all agreed how important it is to stay together, to work together. And that's why for me, if there is one principle to identify for this exit strategy, it will be to stay in this coordinated approach. Cambierà anche il bilancio pluriennale. Secondo lei, Quale sarebbe la quota giusta da destinare alla ricerca? I think that my voice was at the very beginning, even during my hearing in front of the European Parliament, very strong. And this crisis have shown us how crucial, how critical is the place of research, innovation, education, in culture for our society and for our economy. So now, what I would like to see, that the next budget of the European Union, we will just pay tribute to what is their merit. Can you imagine this crisis without the role played by research and innovation? Can you imagine this crisis without our cultural and creative sector to have access to content online? And what about the extraordinary teachers that made huge efforts to assure that the learning process is continuing? So that will be my strong message now. If you'd like to continue to achieve some of our strategic priorities, to be a leader
as Europe in this field of research, innovation, education and culture. If you'd like really to continue to show to our citizens that things in their daily lives are part of the European agenda, the best tool for this is the European budget. And that's why I will continue to insist now to show what we already have seen. The added value of research, innovation, education and culture during this crisis should be, for me, a real alarm how important it is now to have them very strongly and to reinforce the investment in these fields in the next budget. Anche la tecnologia ha un ruolo importante nelle exit strategy e ogni paese sta lavorando a una sua app di contact tracing. Molte di queste applicazioni usano dei protocolli diversi che non tengono conto dell'interoperabilità. Quando le frontiere interne dell'Unione Europea riapriranno, questo potrebbe essere un problema. Cosa sta facendo la Commissione per garantire l'interoperabilità tra i sistemi di contact tracing dei vari paesi membri? Since the very beginning we raised this issue of interoperability. It's important at least on two points. First, it's important to have this technical interoperability to ensure that citizens may travel from one country to another, from one region to another, and still be alerted to the recent contacts. The second thing, at the same time, that we need to have a common framework to work together, because we need to respect our fundamental principles when we talk about these mobile applications. Undoubtedly, they are very useful, because they can help us in our exit strategy, in our recovery strategy. But in the heart of this policy, there will be some red lines. And I think that European Union is quite well positioned on that. First, because we need to have anonymized data, fully anonymized. We need to be sure that those data are saved and preserved only for a very, very certain period. After, to be sure that there is full transparency about the use of data, and to be sure that our strong rules, remember the GDPR, General Data Protection Regulation, need to be respected, e-privacy directive, and our NIS directive about cybersecurity. Because these mobile applications, we can continue to talk to our citizens that it's quite useful, that there is no ground for further worries, but without their trust, it will be quite difficult. And their trust is based on the respect of their data and the full respect of strong rules in order to be sure that these principles are respected. So what we are doing, we continue here, a group of commissioners to work on this. What is important is to continue to work together and to have a coordinated approach in order to be sure that our fundamental principles as Europeans, because that's not always the case in other parts of the world, are respected and citizens can trust these mobile applications. Del suo portafoglio fa parte anche l'istruzione e per alcuni governi, molti governi, hanno posto come condizione essenziale per la riapertura delle scuole. Esiste, secondo lei, un modello da seguire, non tanto ora, ma da prendere come standard per il futuro? Yeah, first of all, again, I would like really to thank you, the national authorities in Italia, but again, to thank you a lot, teachers, pupils and parents, because they are all involved in this process. I must admit, there is no single way to reopen schools, because what we know that can be gradual, step by step process, in which the combination of distance learning and face-to-face learning will be used, because this crisis has shown us that there is advantages for distance learning, but nothing can replace the face-to-face, the people-to-people contact. It's very important for the emotional maturity of our children. So what I expect, first, full respect of national competencies. Member states should continue to take adequate decisions. On our side,
at the very beginning, we are working extremely closely with member states. And what we already have seen that there is a lot of wish to learn from each other, to exchange best practices. And that will be for me the ground to prepare our next phase, to be more ready to face this kind of crisis. And that's why I would like really to thank member states, because I created a platform where they can exchange best practices. At the same time, we have our eTwinning platform where teachers from different schools are working here, especially because it's important to receive their experience, what were the difficulties, what was good in order to reproduce it. So from my side, it was obvious that during this crisis, all educators, learners, families was really forced to adapt quickly to online learning, to use virtual online learning platforms. Now it's time for all of us to have some lessons learned, to take the positive conclusions and not to reproduce some of the difficulties, because not everything is fine. We know that we need to work on connectivity, because there is, again, now rural areas, remote areas where the connectivity is not good. There is a need of equipment. There is children without tablets and laptops. We need to continue to work on this. And that's why by the end of month of June, I would like to propose an updated version of our Digital Education Action Plan. I think that will be the occasion for all of us, member states, teachers, institutions, stakeholders, to show that we are ready to have some lessons learned, but we are ready to stay mobilized and to be better prepared for the future. Uno dei settori più colpiti dalla pandemia sarà probabilmente quello culturale, anche solo perché è difficile immaginare cinema, teatri, concerti senza una folla. Ci sono dei progetti europei per supportare la cultura? First, I would like again to say to the entire sector that they have my full support, because it's true. The culture sector is one of the sectors most affected by the crisis. 95% of people working in these sectors are self-employed, independent, or micro-enterprises. What we have done for the last weeks, first, we put three horizontal instruments at their disposal. We have 37 billion euros with the Corona Crisis Investment Initiative, Corona Response Investment Initiative. That means that member states have now the full flexibility to use structural funds for the sector. Second, we have our instrument SURE, is to mitigate the unemployment risk, 100 billion euros. They can use it. Third is the new framework about the state aid rules. I'm very glad that my proposal to have culture in this group of only five sectors, with tourism, with transport, was accepted. So now I propose to member states, and it's already in place, to create a platform where they can exchange practices and example how to use these horizontal instruments for the sector of culture. In parallel, we have Creative Europe program. I'm in charge of this. All the calls, the deadlines were extended. That was the minimum that we can do for them. On the other side, we really now accelerated some of the next calls, because for them it's very important now to be sure that they have projects on which they can work. We have, for example, a project of 5 million euros within the form of vouchers for cinemas, that they should be part of Europe Cinemas Network, but that's something concrete. At the same time, for example, for cross-border projects, we'll accelerate the procedure, and there will be 48.5 million euros for them. The question is, it's enough? The answer is no. Definitely no, because this sector is vital for all of us. That's why the last news is that since this week,
I proposed, and it's already operational, to create a platform where creative sector and cultural sectors can propose us their own solutions. They can enter into contact with others. The project is quite encouraging. There is some very, very positive reactions. Now for me, I would like to add two things. First, one of the next questions that will show how much attention we pay to cultural and creative sectors, that will be our proposals on the tourism. Because 40% of the entire tourism sector is cultural tourism. 3 out of 4 Europeans decide about their holidays destination, taking into consideration the cultural heritage around. We need to do something for them. So that will be one of my next steps. And allow me at the same time to tell them, you were amazing during this crisis period, because we have seen extraordinary things online. They allowed us to have access to art, spectacle, theater content. And that's why on these issues, I would like really to thank them. They have extraordinary initiatives. And now it's time to show that we can really manage different resources and different ideas. One example, I just want really to welcome the initiative taken by the Italian Touring Club to promote the beauty of the Italian countryside and historical small towns via the Albergo Diffuso. We need initiatives like that, that show the extraordinary richness of our culture, cultural heritage, but at the same time with a special attention and care for people working in this sector, because they are vulnerable, they don't have so much perspectives. It's time now to show them that we are here for them. E parlando di cultura, l'Italia tra tutti i negozi ha chiuso, come tutti i negozi, ha chiuso le librerie. Poi le librerie sono state tra i primi negozi ad essere riaperti e questa decisione ha generato alcune polemiche. Secondo lei è stata una buona scelta? Absolutely. I have had several opportunities to discuss the consequences of the crisis with the representatives of the book sector, including the European and International Booksellers Federation. I admire the work done by booksellers, because they are not only selling books. Through their advice, they connect authors with their readers, and bookshops are indispensable cultural hubs. They play a key role in the local community. For me, it's now clear that this time it was extremely difficult for booksellers. On one side, yes, maybe people had more time to read, but less opportunities to buy books except through global digital platforms. And we all know what I'm talking about. So I know that many booksellers managed to maintain a book delivery service to serve their clients, but at the same time, it not bring enough revenue in to compensate the loss and in turnover and running costs. So yes, if precautions and instructions are respected, I'm very much in favor of the reopening of bookshops. We miss bookshops. Cosa consiglia di rispondere a chi sostiene che questa crisi porterà alla fine dell'Europa, che l'Europa non abbia fatto abbastanza e che il Covid-19 porterà a un indebolimento del progetto europeo? This crisis made us exposed to our weaknesses. But after first difficulties, this crisis helped the Union to get back to its roots, to rediscover our real power. Because our power is to be together, to work together, to help each other, and to show that in this we are stronger together. So that's why
I would like to say, yes, there was some difficulties at the beginning. But now it's really time to take some to learn some lessons and to see how we can be better prepared. And for me, especially, we can use the example of these fields, research, innovation, education and culture, to show what we need. We need culture to lift our spirits. We need education in order to work as a community, parents, children, and teachers. We need research because without vaccines, without treatments, there is no sustainable exit of this situation. And we need innovation in order to give to our economy and to our citizens perspectives to choose to stay in Europe, to develop their ideas in Europe, because it's their home. So that's my message. Grazie. Thank you very much. Thanks a lot. Buongiorno, siamo qui con Ilaria Capua, che è una virologa, diciamo, nota a tutti, professoressa, diciamo, dell'Università della Florida. Purtroppo, diciamo, per noi adesso è negli Stati Uniti, diciamo, non è stata trattata benissimo dal nostro paese, ma in questa fase critica, diciamo, ci siamo ricordati delle sue competenze come paese, quindi è tornata utile, ecco, dopo essere stata un po' bistrattata. Come va? Grazie Luciano, grazie a tutti, buongiorno. E, sì, vi saluto dalla Florida e vi chiederò aiuto. Ho bisogno di voi, ho bisogno di ognuno di voi. Tutti. Ecco, infatti questo è un po' il tema, diciamo, in questa epidemia, in tanti, anche noi sui giornali, analizziamo quello che fanno i politici, diciamo, le autorità e le istituzioni, critichiamo ciò che va e ciò che non va, ci chiediamo cosa possono fare, ma diciamo, forse dovremmo chiederci anche cosa dobbiamo fare noi cittadini o cosa possiamo fare, se possiamo fare qualcosa di utile. Ma allora, la pandemia per sua natura coinvolge moltitudini di persone. La pandemia è un fenomeno epocale ed è un fenomeno trasformativo. E la pandemia è causata da un virus che non pensa,
che si fa fondamentalmente gli affari suoi, e il quale, diciamo, che ha l'unico scopo di trovare una serie di nuovi ospiti da infettare, nei quali può lasciare il suo segno oppure no. Questo lui non ne frega niente, lui funziona così. E lui sta cercando, dentro ognuno di noi, lui sta cercando di attaccarsi ai nostri recettori, perché noi, dal punto di vista del virus, siamo un animale come un altro. Quindi noi, se pensiamo a lui, se pensiamo a come lo sconfiggeremo, se pensiamo a se è cattivo, se... A lui questo non interessa, perché noi per lui siamo un animale, quindi abbiamo la stessa funzione che ci può avere un gatto, un furetto o una tigre, che sono animali che abbiamo visto essere suscettibili all'infezione, sensibili all'infezione. E però noi non siamo animali, cioè lo siamo, però diciamo che siamo animali enhanced, non dai telefonini, cioè animali aumentati, animali potenziati. Non dai telefonini, quello è un potenziamento all'atere. Noi siamo potenziati perché abbiamo il cervello, quindi le cose le possiamo capire, noi capiamo causa-effetto, noi capiamo determinati meccanismi, e questo è l'unica vera arma che noi abbiamo per liberarci, non del virus, perché il virus non andrà via, purtroppo, è un virus che ormai si è endemizzato, ma per liberarci degli effetti nefasti del virus, che sono quelli di provocare morte e malattia grave in determinate fasce della popolazione. Quindi, a differenza degli altri animali, diciamo, le nostre doti intellettive dovrebbero farci seguire determinati comportamenti, no? Delle accortezze. Quindi, diciamo, anche la cosiddetta fase 2, le riaperture, diciamo, non sarà meccanica come prima, forse non sarà mai come prima, perché adesso sappiamo qualcosa in più che prima dell'epidemia non sapevamo. E sì. Quindi cosa dobbiamo fare? Cosa possiamo fare? Sì, noi sappiamo due cose fondamentali che sapevamo pure prima, però adesso sappiamo che funzionano. E questo prima... gli scienziati, i ricercatori e i medici lo sapevano, ma le persone non lo sapevano. Allora, che cosa avete fatto voi che state lì ad ascoltarmi dall'altra parte del mondo? Che cosa avete fatto? Voi avete capito che questa infezione si poteva fermare solo seguendo determinate norme, avete applicato le norme ob torto collo, ma le avete applicate, perché in Italia il numero di casi gravi che si sono verificati dal lockdown in poi e il numero quindi di decessi è andato diminuendo ogni giorno. Chi non ha fatto lockdown, e con questo mi riferisco ad alcuni paesi europei come l'Inghilterra non ha fatto lockdown, e l'Inghilterra adesso dovrà mettere in piedi un meccanismo di lockdown perché hanno più morti dell'Italia. Quindi, che cosa abbiamo fatto noi? Che cosa avete fatto voi? Voi siete stati a casa, non siete andati in giro, non siete saliti sugli autobus, non siete andati alle feste, non siete andati ai concerti, non siete andati in gruppi di persone. E quindi, siccome i raggruppamenti delle persone sono i comportamenti più a rischio, cioè in un raggruppamento di persone dove ci sono persone che vengono da più parti della città, più parti del paese, è ovvio che lì basta che ce n'è uno che sta eliminando che rischiano di infettarsi 20 persone. Queste 20 persone, magari nessuna di loro mostrerà sintomi, ma torneranno a casa e elimineranno, e prima o poi qualcuno che mostra i sintomi il virus lo trova. E quindi ognuno di noi deve capire che è attraverso il comportarsi in maniera intelligente. Non c'è una regola, ma io però questo lo posso fare o questo non lo posso fare. Perché non ti deve autorizzare nessuno, ti deve autorizzare la tua intelligenza. Sei tu che dici, ma io quasi quasi, siccome mia mamma è diabetica, c'ha 75 anni, non la vado a trovare questa settimana, aspetto che finisce il lockdown e poi dopo ci vado.
oppure se devo andare a trovare la zia anziana in una casa di riposo, non ci vado col bambino, ma ci vado dopo essere stata molto attenta e stando a distanza di tutti. Cioè, sì, diciamo, non lo fermeranno le autocertificazioni, i posti di blocco, i controlli. No, lo fermeremo noi. E purtroppo, Luciano, purtroppo non lo fermerà neanche il vaccino, perché il vaccino arriverà e arriverà alla fine dell'anno, arriverà all'inizio dell'anno prossimo. Noi dobbiamo fare ripartire il paese, noi dobbiamo fare ripartire l'economia. Per fare ripartire l'economia le persone devono andare a lavorare, ma le persone non possono andare a lavorare se c'è un'emergenza sanitaria. Quindi io quello che vi scongiuro, ascoltate Caterpillar Radio 2, le canzoncine che abbiamo sviluppato con Banda Osiris e Massimo Cirri e Sara Zambotti, Lavati le mani, usatele in famiglia, fatele sentire, lavatevi le mani. Adesso vi faccio vedere una diapositiva che ho utilizzato qualche giorno fa per spiegare a dei sindaci che cosa si può fare per fermare il coronavirus. Come vedete, il coronavirus è diffuso e si diffonde attraverso diciamo due principali mezzi. Uno sono le secrezioni nasali, respiratorie, con gli starnuti, colpi di tosse, baci, e un altro è con le mani. Queste sono le mani di un bambino che è ritornato a casa e la mamma batteriologa ha detto: fammi vedere che cosa hai sulle mani. Ecco cosa aveva sulle mani questo bambino. Dopo... Quella robaccia, che cos'è? Sono batteri. Sono batteri di vario tipo, sì, e non ci sono i virus lì, non ci sono, perché i virus sono molto molto più piccoli, non si vedono, non ci crescono. Ed è incompleta, quella impronta, diciamo, patogenica di batteri e virus è incompleta, diciamo, non si vede tutto. Non si vede la stragrande maggioranza delle cose, a dire la verità, non si vede. Comunque i virus non ci sono di sicuro, e quindi i virus bisogna, se voi tenete in mente questa immagine e capite che ogni stretta di mano lascia un pallino giallo, un pallino arancione sulla mano di qualcun altro, capite anche che se ci vogliamo salutare così come fanno gli indiani, o vogliamo salutarci con un sorriso, ci riabbracceremo tutti a luglio, speriamo, quando la situazione si sarà stabilizzata, gli ospedali avranno ripreso a funzionare, avranno smaltito le persone che sono ancora in attesa di essere viste, che magari avevano una visita urgente, avevano un intervento. Quindi bisogna fare respirare un po' il sistema, e per fare respirare un po' il sistema bisogna lavarsi le mani e rispettare il distanziamento fisico. La cosa che è interessante è che, diciamo, tu hai evocato l'economia, diciamo che una cosa che abbiamo capito di questa patologia, di questo virus, mentre per tante altre malattie ognuno si occupava solo del suo spicchio di sapere, no? Adesso, diciamo, è talmente complicata la cosa che ogni disciplina, ogni professione deve interessarsi anche di quella degli altri, delle ricadute su altri ambiti che sono legali, di privacy, quindi di diritto, o ricadute economiche, che poi alla lunga, se le cose vanno male, possono diventare sanitarie per la povertà, per le risorse che mancheranno alla salute. Ed è una novità per voi questa cosa o no? Per voi, diciamo, scienziati, virologi, epidemiologi? Ma allora, per me, a dire la verità, no, perché grazie al mio passaggio parlamentare ho capito tante cose, ma ho anche capito che bisognava cominciare a pensare alla scienza e alla salute, soprattutto in modo diverso. Quindi ho sviluppato insieme al mio team questo manifesto, questo, insomma, ragionamento su salute circolare, perché è chiaro, no? La pandemia è l'esempio di quanto noi siamo tutti interconnessi, no? Quello che si diceva, un battito d'ali in Cina può far scatenare un uragano
alle Bahamas. Qui è stato un battito d'ali di un pipistrello, probabilmente. È stato un battito d'ali di un pipistrello, esatto. E quindi è chiaro che noi siamo sempre più consapevoli di essere parti di un sistema chiuso. Il pianeta Terra è un sistema chiuso, non è un sistema aperto, quindi è come se noi fossimo dentro un acquario. Quindi le nostre scorie vanno a finire dentro l'acqua che ci serve per nutrirci, no? Perché i pesci si nutrono attraverso l'acqua. Quindi una volta capito questo, è anche chiaro come determinati rapporti, determinate situazioni, determinati rischi bisogna assolutamente ridimensionarli e si possono ridimensionare cercando appunto di bilanciare di più il sistema. Perché è chiaro che in un sistema chiuso, se carichi troppo da una parte, gli effetti negativi di questo carico si vedranno in tante altre situazioni. E vorrei aggiungere una cosa. Abbiamo parlato di costi sanitari e abbiamo parlato, io non ho idea di quanto sarà costata questa pandemia in termini di costi sanitari, cioè agli ospedali, tutti quei conti devono essere ancora pagati, immagino, no? Tutto il materiale. Perché io chiedo a voi ascoltatori, prendete questa cosa, tagliatela, incollatela, ripetetela, perché lo dico a voi? Perché se voi vi ammalate, oltre o vostro zio o vostro nonno, oltre a stare male voi e rischiare la pelle, create un costo che proprio non ce n'è bisogno al nostro servizio sanitario. Io non so quanto costa una persona 10 giorni in terapia intensiva, ma secondo me 100.000, 200.000? Sì. Allora, per piacere, non diventiamo parte della soluzione, non parte del problema. Per fare questo bisogna comportarsi in un certo modo e bisogna anche, secondo me, ripensare il futuro di come noi ci poniamo rispetto a questi trasporti di massa che di fatto hanno accelerato l'endemizzazione dell'infezione. Cioè, da Wuhan il 1 gennaio sono partite 175.000 persone. Nella finestra tra, diciamo, i primi casi segnalati e la chiusura sono partiti, adesso non mi ricordo, ma 3-4 milioni di persone. Quindi, come dire, c'è questa priorità, parlando del tema della sanità, del coronavirus, tutti ci occupiamo di questo, ma le altre malattie non si sono fermate, no? Cioè, non sono andati in fede, non hanno fatto lockdown tutte le altre patologie, quindi, diciamo, concentrarsi per 2 mesi solo su questo può essere importante, ma alla lunga, diciamo, si possono togliere risorse sanitaria anche a tutta un'altra serie di... Ma in realtà il concetto che vorrei far passare è che questo è uno stress test, questa pandemia è uno stress test per tutta una serie di sistemi e per questo bisogna avere un approccio sistemico, è uno stress test per il sistema della medicina pubblica e della medicina privata in giro per il mondo e quindi ci sarà un approccio alla sanità prima della pandemia e ci sarà un approccio dopo la pandemia. E per essere, diciamo, efficaci a ripensare la sanità bisogna farlo tutti insieme, non lo possono fare soltanto i medici, c'è bisogno dei medici, c'è bisogno degli ingegneri, c'è bisogno delle persone che si occupano di sanità pubblica, c'è bisogno delle persone che fanno comunicazione, c'è bisogno sostanzialmente di spostare l'intervento della medicina da, diciamo, o meglio, c'è da spostare il percepito da parte dei cittadini sul sistema sanitario nazionale, nel senso che noi dobbiamo diventare pazienti il più tardi possibile. Perché una persona che si ammala di diabete a 50 anni non solo ha una vita difficile, ha una vita da persona, diciamo, che si deve curare, ma è anche un costo. Se la stessa persona, attraverso altri meccanismi di prevenzione, per esempio l'alimentazione, per esempio lo stile di vita,
diabetico magari ci diventa lo stesso, perché purtroppo in alcuni casi non si può fare, ma ci diventa 10 anni dopo o 20 anni dopo, è chiaro che sia la qualità di vita sia il servizio sanitario ne beneficiano. Volevo aggiungere che il Covid ha fatto da acceleratore di interdisciplinarietà e ormai non si torna più indietro, cioè rispetto al discorso di salute circolare e rispetto alla, diciamo, ripartenza post pandemia, è chiaro che la pandemia ha stravolto, cioè adesso è possibile fare la telemedicina che prima non era possibile. Adesso anche un'accelerazione su cose che erano possibili ma non venivano fatte per inerzia, diciamo. No, per paura del cambiamento. Esatto, sì. E quindi io credo che se si sarà capaci di leggere anche fra le righe, perché ovviamente questa epidemia, questa pandemia ha provocato distruzione e morte, e io ne sono consapevole e mi rendo conto che è stata per moltissime persone una tragedia, però ci ha messo di fronte alla nostra fragilità. Noi non possiamo continuare a ignorare questa nostra fragilità, dobbiamo partire da qua per costruire dei nuovi modi di lavorare, dei nuovi modi di porsi, dei nuovi modi di essere professionisti, di essere professionali e di essere magari anche un po' più etici. Ma a proposito di questo, avevi evocato, diciamo, la tua breve esperienza politica parlamentare, da cui, diciamo, un po' sei stata, te ne sei andata perché sei stata un po' rigettata come un corpo estraneo. Però io ricordo che, diciamo, siccome poi tutti i nodi vengono al pettine, che all'epoca, diciamo, quindi la legislatura 2013-2018, tu sei stata per meno perché poi ti sei dimessa, è una pagina secondo me molto brutta delle istituzioni italiane, perché, diciamo, forse il Parlamento poteva avere uno scatto di dignità e respingerle, ma non l'ha fatto. Ma al di là di questo, se una mia nota, sei stata una delle poche, non vorrei dire l'unica, ma una delle pochissime che si era opposta a una legge, forse la più restrittiva in Europa, sulla sperimentazione animale, che di fatto blocca o impedisce o rende molto difficile, impossibile la ricerca scientifica che abbiamo visto è indispensabile adesso per vaccini, farmaci, eccetera. E insomma, non sei stata tanto tenuta in considerazione, mi pare. No, di questo mi dispiace, perché io ho provato veramente, quando ero in Parlamento, a fare qualcosa per la ricerca. E tu ti stai riferendo al recepimento di una direttiva europea nel 2014, la direttiva sul benessere degli animali da laboratorio, che è una direttiva che è stata studiata e messa a punto da ricercatori di grandissimo livello, appunto, che attraverso questa direttiva hanno normato determinate attività di sperimentazione che sono inevitabili, cioè noi non possiamo farne a meno, non possiamo progredire su alcuni fronti scientifici senza animali. Documento di recepimento della direttiva, cioè la direttiva deve essere recepita, furono approvate delle modifiche proposte dall'onorevole Brambilla, e io mi ricordo di aver parlato per ore e ore e ore con esponenti di tutti i partiti politici. Mi ricordo una discussione infinita con una persona, che un collega, si chiama Mantero, non so se sia ancora in Parlamento, cioè non lo so, e io gli spiegai che era assolutamente essenziale recepire quella direttiva così com'era, per tutti i motivi che io sapevo, e lui alla fine mi disse: no, guarda che tu non hai capito. E io a quel punto, vabbè, preparai un emendamento, adesso non mi ricordo se un emendamento, insomma, adesso non mi ricordo, e però fu bocciato. Io parlai ore con il ministro Moavero dell'epoca, perché era per i rapporti i rapporti comunitari con gli affari europei. Affari europei, e con la ministro Carrozza all'epoca andai da loro quasi in lacrime,
ma non se ne fece nulla. E quindi mi dispiace veramente dire, perché questo è un momento in cui c'è bisogno di scienza, perché noi senza scienza non andiamo tanto avanti, cioè si vede, no? Lo vediamo come siamo indietro come paese. Quando mi dicono, ma gli scienziati in Parlamento, fanno quello che possono, e purtroppo non sono molto ascoltati, e magari così, insomma, ripensiamo un po' al valore della competenza, perché adesso noi abbiamo mani e piedi legati e i nostri ricercatori non possono fare un buon lavoro perché noi non abbiamo recepito una direttiva europea, che era comunque una direttiva europea ben fatta. Io ho scritto fiumi di carta su queste cose. E quindi possiamo chiudere, perché abbiamo esaurito il tempo, con un messaggio, diciamo, che vale per adesso, per il presente, perché c'è un'emergenza, ma anche per il futuro, di fare una legge recependo la direttiva europea, eliminando i divieti e le proibizioni che impediscono la ricerca scientifica italiana, di cui tanto ci vantiamo quando si fa qualcosa fatta per bene, però poi chiediamo ai ricercatori di farlo con un bendati, con un braccio legato e su un piede solo. L'ho definito, scrissi un pezzo, con gli scarponi da sci. Noi chiediamo ai nostri ricercatori di ballare il tip-tap con gli scarponi da sci. E questo è molto difficile. E ci si fa anche male. Ecco. Ti ringrazio. Ti saluto. È passata rapidissima. E salutiamoci così, mi raccomando, aiutatemi a fare passare questi messaggi. Grazie. Grazie di tutto, a presto. Ciao. Ciao. Buongiorno. Buongiorno a tutti e benvenuto a Stefano Quintarelli, informatico, imprenditore, ex parlamentare, anche noi ci salutiamo così, e membro del Comitato Scientifico dell'Associazione Copernicani, benvenuto. Ciao Eugenio, buongiorno a tutti gli spettatori, è un piacere parlare dopo Ilaria, visto che siamo stati insieme in Parlamento, seduti vicini. È un piacere anche per noi avervi entrambi, insomma. Cominciamo a parlare di questa ripartenza, che speriamo cominci rapidamente dopo la crisi del coronavirus. Gli esperti sono in disaccordo con molte cose. Mi sa che abbiamo perso la connessione di Quintarelli, però. Si sta riconnettendo, dicono dalla regia. Eccomi. Stefano, sei tornato. Sì, breve interruzione di rete. Dicevamo, parliamo un attimo di questa ripartenza che speriamo sia rapida e lasci meno danni possibili dopo questa crisi da coronavirus. Gli esperti sono ancora indecisi su molte cose, diciamo, in questo periodo, e una cosa su cui ancora non c'è concordia è come sarà questa ripartenza. C'è chi dice che tutto cambierà e c'è chi dice che invece il mondo rimarrà più o meno uguale a prima. Tu da che lato ti poni? Io credo che le cose non saranno così facili per molto tempo. Insomma, adesso al di là della battuta, dovremmo abituarci a un tipo di vita diverso, lo diceva poco fa anche Ilaria. Noi non possiamo far altro che ascoltare gli scienziati su questo. Il vaccino ci sarà, se va bene, arriverà a fine anno, poi ora che, come diceva lei, ora che c'è la produzione, eccetera, abbiamo tanti mesi davanti in cui dobbiamo vivere in un modo diverso. Quindi la vita non è quella di gennaio, non è quella dell'anno scorso. Dobbiamo aspettarci un aumento delle vendite di condizionatori quest'estate. È un aumento dei consumi elettrici quest'estate, perché tanta gente dovrà stare per forza più in casa. Quindi non sarà una ripresa veloce, non sarà una ripresa facile, non sarà una ripresa per tutti. Quindi sarà abbastanza simile a quello che stiamo vivendo adesso, devo dire. Questo è quello che penso. Lei ha scritto, tu hai scritto, diamoci del tuo ormai. Un anno fa un libro intitolato Capitalismo immateriale. È molto interessante perché
ci siamo trovati, nostro malgrado, a vivere in un mondo che è sempre più immateriale, un po' per il telelavoro, un po' per il distanziamento sociale, un po' per i confini chiusi, perfino all'interno dell'area Schengen. Visto che appunto ne hai scritto, come funziona questo mondo immateriale? Ci puoi fare qualche esempio? Beh sì, in effetti ci ha costretto tutti a vivere in un mondo immateriale. Quello che adesso noi stiamo facendo è diventato una pratica normale. Fino a poche settimane fa le persone non sapevano fare una videoconferenza, fare una videochiamata. Adesso passiamo tutto il tempo chiusi dentro a Zoom o a WebEx. È un cambiamento drammatico, cioè tante attività che prima richiedevano una fisicità, una materialità, adesso si sono dematerializzate, in particolare tutte quelle attività che non si sono fermate, perché è vero che se ne sono fermate molte, ma altre non si sono fermate. La scuola non si è fermata e questo ha forzato un cambiamento mostruoso, cioè se pensiamo alle resistenze dei docenti, è stato fino all'altro ieri, è stato un cambiamento mostruoso. La medicina, la sanità non si è fermata, anzi ha dovuto correre ancora di più. Quindi ci sono tante attività che in realtà si sono mosse, hanno lavorato moltissimo e in larga parte anche dematerializzate. Pensiamo un attimo veramente a questa cosa della scuola. Un paio di mesi fa, proprio su uno spunto di Ilaria, abbiamo fatto partire un progetto come Associazione Copernicani che si chiama La Scuola con... Non è virus, è il la scuola continua. La scuola continua, l'idea era di aiutare i docenti, fare una community affinché i docenti che sapevano usare le tecnologie aiutassero quelli meno esperti in modo tale da poter affrontare una scuola da casa. E la scuola non era ancora chiusa, no, era la settimana prima della settimana di Carnevale, per capirci. E su Twitter io sono stato bersagliato da alcuni professori che mi dicevano che questo non era previsto, che la scuola deve essere fatta in aula, che è illecito fare scuola in questo modo, che è fuori dagli ordinamenti, eccetera. E nel giro di 2 settimane è cambiato tutto. E le persone hanno imparato a vivere in un modo molto più immateriale. Le regole dell'immateriale sono diverse da quelle della materialità, no? E favoriscono dei comportamenti diversi. La distanza si annulla, il tempo si annulla, e finiamo alla fine per lavorare tutti troppo. Se vediamo, se è relativamente facile, diciamo, vedere come una scuola può diventare immateriale con tutte le difficoltà del caso e contando anche che la tecnologia probabilmente dovrà migliorare da questo punto di vista. Posso su questo? Assolutamente. Un approfondimento su questo. Noi abbiamo solo grattato la superficie adesso con la scuola, no? Abbiamo messo una toppa, nel senso abbiamo fatto un passo avanti enorme, tante cose che erano impensabili sono diventate normali, però stiamo ancora grattando la superficie. La scuola è destinata ad avere un cambiamento radicale. Adesso queste previsioni del distanziamento sociale con il quale dovremo convivere almeno per i prossimi 10-12 mesi a scuola. Cioè, io non so come si possa, nella scuola dove va mia figlia, in una classe di 28 persone, non è pensabile di fare il distanziamento, cioè fare le lezioni 14 in aula o 12, 10 in aula e 18 da remoto, non funziona, di questo ce ne accorgeremo. No, cioè, questo si vede quando si vedeva una volta. Quelli di noi che facevano uso di videoconferenze, se hai 3 persone in videoconferenza e una sala dove ce ne sono 8, quei 3 videoconferenza non capiscono nulla, perché gli altri si parlano tra di loro, non sono vicini al microfono, le immagini non sono della dimensione appropriata, eccetera. Pensare a questo ibrido secondo me non è una cosa giusta, secondo me non è un errore pensare di poter fare una lezione 10 persone in aula e 20 a casa allo stesso modo. Penso che dovremmo cambiare veramente la didattica, la modalità didattica per affrontare la didattica da remoto e andare a magari a riscoprire certi modelli di insegnamento come si facevano, non so, il modello dei lecturer che è nato con l'Università di Oxford, no? Quindi dove abbiamo delle sessioni con 1000 persone che ascoltano online e poi tante piccole sessioni da 10 persone scandite nel tempo con orari diversi, eccetera. Secondo me dobbiamo ancora imparare molto sul tema della scuola. Assolutamente. Dicevo,
se pensare a una scuola immateriale è, appunto, lo stiamo facendo adesso, è plausibile, oppure immaginare come gli eventi diventeranno immateriali, lo stiamo facendo in questo momento, è plausibile. Una fabbrica, per esempio, nel mondo immateriale, come sarà? Ma allora, intanto diciamo che ogni attività materiale si porta dietro un sacco di attività che sono immateriali, no? E quindi tutto ciò che potrebbe, che non era e che potrà essere reso immateriale lo sarà. Tutto ciò che poteva e non era gestito da computer sarà gestito da computer, quindi ci sarà una grossa spinta a questo. Ci sono dei limiti naturalmente negli impianti di manufattura, nella produzione, determinati dagli spazi. Il distanziamento sociale all'interno della produzione non è possibile dappertutto, a volte gli spazi sono confinati, a volte le procedure richiedono il fatto del concorso di più persone, quindi lì saranno veramente problemi da gestire. Ci sarà sicuramente una maggiore attenzione a dare strumenti a supporto delle aziende per aiutare i lavoratori a mantenere il distanziamento, quindi dispositivi tecnologici, software, eccetera, che ci consentono di sapere quando siamo a una distanza inferiore al dovuto per un tempo superiore al dovuto e quindi aumenta la nostra probabilità di rischio di contagio. Queste cose naturalmente possono anche avere un aspetto di controllo dell'attività del lavoratore, quindi tra il meccanismo, il dispositivo di protezione individuale e il dispositivo di controllo del lavoratore, il passo è molto breve, alla fine si tratta spesso e volentieri di qualche piccolo dettaglio di configurazione, quindi qui io credo che i sindacati dovranno fare un'accelerazione in avanti sul loro modo di concepire il lavoro per accomodare questo fatto, cioè per essere in grado di dire ok ai dispositivi che sono di protezione e capire dov'è il confine rispetto al controllo del lavoro, no? Dello svolgimento dell'attività. Quindi penso che anche il sindacato dovrà spingersi a nuove modalità. E sul posto di lavoro in fabbrica, il posto di lavoro in ufficio, vabbè, credo che quello sarà quello che avrà gli impatti maggiori. Io credo che assisteremo a un'estinzione dei computer desktop, praticamente, perché tutti quelli che avevano i computer desktop sono dovuti rimanere fermi e comprare un laptop, non c'erano le cose, cioè, abbiamo sentito di quelle storie incredibili. Poi non dimentichiamoci i problemi del trasporto, perché fare commuting diventa molto più complicato. E ancora per un anno avremo difficoltà ad andare al lavoro, no? Se guardiamo in Cina, la quantità di auto private che hanno sostituito i mezzi pubblici è enorme e questa cosa non è sopportabile dalla struttura delle nostre città e quindi dovremo spostarci il minimo possibile. Spostarci il minimo possibile vuol dire fare il più possibile telelavoro, come stiamo facendo in questo periodo, no? Quindi lavoro agile, smart, chiamiamolo come vogliamo. Ci sarà necessità di un nuovo bilanciamento tra attività fatte in ufficio, quante volte devo andarci per vedere i colleghi, perché comunque un po' di relazione umana serve, e quanta roba facciamo in casa. Dovremo imparare un nuovo galateo del lavoro, perché non è pensabile di lavorare 14 ore al giorno senza soluzioni di continuità tra una riunione e l'altra, senza avere tempo per andare in bagno. E avremo bisogno di concentrarci molto e diffondere conoscenza, questa l'ho vista ancora poco fino adesso, sul tema della sicurezza informatica, delle buone pratiche per la sicurezza informatica, perché una volta che noi abbiamo esteso l'azienda ad arrivare fino alla casa delle persone, ecco che abbiamo dei grossi problemi di vulnerabilità dell'azienda, quindi dobbiamo sicuramente avere in atto pratiche, insegnare alle persone a comportarsi in un determinato modo, e diventa centrale il tema della gestione dell'identità delle persone. E di questo, dall'altra parte, avrà anche degli effetti materiali molto forti, perché le aziende ripenseranno. Io collaboro con delle aziende che hanno fatto dei sondaggi tra i lavoratori adesso sulla loro percezione del periodo attuale, e risulta che le persone ritengono di essere molto più produttive e molto più contente facendo telelavoro. Per carità, tutti white collar, quindi va benissimo, cioè è una nicchia, tutto quello che vogliamo. Però questo è un dato di fatto. Allora perché devo mantenere degli stabili in centro a Milano, no, dove poi magari in una nuova normalità potranno essere usati al 30%? E quindi lì mi aspetto anche
degli effetti su real estate e conseguentemente su tutto ciò che a catena si basa sulla valorizzazione del real estate. Avremo dei mesi, anni davanti abbastanza interessanti. E per quanto riguarda invece la sanità? Ma la sanità è stata chiamata degli sforzi pazzeschi. E diciamo che io avevo, quando ero in Parlamento, avevo fatto una proposta di modifica all'articolo 117,r della Costituzione. In una notte epica, gli interessati potranno andare a guardarsi il video, a ritrovarlo, in cui il mio emendamento entrò in aula con parere contrario della maggioranza, del governo e del relatore di minoranza, quindi sostanzialmente erano tutti contrari al mio emendamento, ed è uscito approvato all'unanimità, con un dibattito in aula che è stata una cosa veramente commovente, e questo riguardava la modifica di questo 117,r, che è quello che l'articolo 100 è la parte dove si stabilisce le competenze regionali e le competenze centrali, e il mio emendamento che passò, però poi non passò più la riforma del costituzionale, e passò in aula e non passò poi al voto pubblico, al voto dei cittadini, quello prevedeva il coordinamento centrale dello Stato sui dati e le applicazioni della pubblica amministrazione, che è quello che è venuto a mancare in questa epidemia. Cioè, che cos'è che è stato veramente difficile in questa epidemia? Il fatto della sanità regionalizzata e il fatto di non avere un sistema coordinato centrale di gestione e raccolta dei dati. Perché? Perché la nostra architettura dello Stato, in virtù di quell'articolo 117,r, che purtroppo non fu approvato in Parlamento, ma non diventò poi riforma costituzionale, approvato all'unanimità, è quello che ha impedito il fatto di avere tutti i dati raccolti centralmente e fare delle analisi epidemiologiche ed indagini, eccetera. Abbiamo letto sui giornali questi giorni del modello Veneto di raccolta, di analisi dei big data per come gestire, sapere, andare a dire chiudo quel paesino, il quartiere, eccetera. Questa cosa su scala nazionale non è stata possibile farlo. Alcune regioni l'hanno fatta, altre regioni, la maggioranza, non hanno fatto. Alcuni non hanno avuto bisogno di farlo, per carità. Però questa che questo punto della Costituzione, cioè non è pensabile di gestire in un modo federato, che vuol dire sostanzialmente tutti federale, tutti indipendenti che fanno quello che vogliono, il sistema informativo della macchina dello Stato. Bisogna avere un coordinamento che non si limiti a poter dire alla regione tu devi tenere questi dati, ma che dica anche come interoperare, come poter portare il fascicolo, come poter accedere al fascicolo sanitario, eccetera. Perché tutto, in assenza di questo, viene fatto tutto per consenso, e il consenso va bene, ma è un'attività estremamente lunga ed estremamente onerosa. Poi basta, lo vediamo a livello europeo, lo rivediamo in Italia, basta che ci sia uno che non è d'accordo e le cose lì si inceppano, no? Quindi bisogna ripensare a questa cosa e dare una maggiore incisività all'adozione di modelli comuni, questo per la medicina, ma un po' anche per tutto. Poi abbiamo maturato abbiamo sviluppato una tale capacità di quantità di analisi genetiche per questa emergenza, e questa roba esisterà ancora. Quindi io quello che credo è che andremo incontro a una stagione di maggiore attuazione del paradigma, che quello che si chiama la medicina di precisione, quindi la medicina fatta sulle specifiche della singola persona, perché abbiamo sviluppato una grande quantità e una pratica, una consuetudine nelle analisi genetiche, che abbiamo fatto un salto di qualità in queste settimane. Vorrei parlare un attimo di blockchain, perché la blockchain è una tecnologia molto incompresa e molto anche bistrattata, nel senso che tempo fa, negli ultimi 1 o 2 anni, se ne è spesso parlato a sproposito, si è parlato di blockchain per fare le votazioni online e tutti gli esperti di sicurezza si mettevano le mani nei capelli, si è parlato di blockchain per fare la filiera della frutta e della verdura ai supermercati, insomma, spesso si è parlato di blockchain in maniera impropria. Però, prima di questa intervista mi dicevi, forse abbiamo trovato
un caso d'uso, diciamo. Beh, no, ti faccio una domanda difficile, perché ti chiederei in 5 minuti di spiegarci rapidamente come funziona la blockchain, per chi forse non lo sapesse, e qual è questo caso d'uso, legato alla crisi, ovviamente. Sì, ok, grazie. Allora, la blockchain è una tecnologia, è uno strumento tecnologico, come tante altre tecnologie che gli informatici usiamo. Non è niente di fantascientifico, è un modo per essere sicuro che le informazioni registrate in un certo punto non siano alterabili, che quindi la memoria non sia alterabile. Ci sono diversi modi di ottenere questo. Questo sistema prevede di ottenerlo scrivendo queste informazioni in un insieme pubblico di nodi. E questi nodi devono in qualche modo risuonare assieme in modo tale da poter dire, ok, tutti sono convinti, hanno questa informazione, quell'informazione è vera. Io vengo da un paese che si chiama Negrar, in provincia di Verona. Sul campanile di Negrar, nella parte bassa, ci sono scolpiti dei contratti, no? E questi contratti, se vogliamo, una blockchain ante litteram, nel senso che lì è scolpita quell'informazione che non poteva mai più cambiare, di quello che vendeva un pezzo di terreno ad un altro, è scolpito lì. La blockchain serve a scolpire digitalmente le cose in modo tale da non dimenticarle mai ed avere una cosa che sia, che quello lì è la cosa che è stata scritta, che poi sia stata scritta dalla persona giusta, che quello che la persona ha scritto sia la cosa vera, sono altri temi, cioè quello mi garantisce che quello che c'è scritto lì è quello che è stato scritto. Se poi invece di essere Tizio l'ha scritto Caio, e se quello che ha scritto Caio era falso, mi mantiene una roba falsa. Quindi poi c'è un tema comunque di controllo dell'identità e di asseverazione dei fatti che vengono scritti lì sopra. Ora, quando è che serve questa infrastruttura? Serve quando non ci si fida su un meccanismo di risoluzione delle dispute, sostanzialmente. Perché scrivo quella roba e la incido sulla pietra, in questo modo è inoppugnabile che quello è stato scritto lì. Viceversa, se me lo scrivo su un foglio di carta e poi dice no, ma aspetta, l'hai falsificato, non è vero, devi andare da uno che decide se questa cosa fosse vera o meno. In generale, quindi, la blockchain è una tecnologia che consente di costruire un meccanismo condiviso di fiducia in registrazioni digitali laddove sia impossibile o molto difficile o più difficile costruire un sistema di governance che assicuri la fiducia tra tutte le parti. Questo è il nocciolo. Allora, ci sono diversi casi d'uso della blockchain, non ce n'è uno solo, però in generale sono vengono raccontate il voto, no? Registrare il voto su una blockchain equivale a dire renderlo in qualche modo accessibile al pubblico, quindi se è un voto palese va bene, se è un voto segreto va un po' meno bene. Ci sono un sacco di rivoli su questa affermazione, però diciamo di base possiamo fermarci qui. Io faccio parte di questo di questo gruppo di advisory group su tecnologie avanzate per un pezzo delle Nazioni Unite che si occupa di facilitazione degli scambi internazionali e delle business, e proprio di recente ci sono 1500 esperti da tutti i paesi del mondo, abbiamo fatto una survey, un'indagine per capire quali sono i problemi dati da disruption, i problemi portati dall'epidemia e come risolverli. E sulla base di questo stiamo lavorando a un green paper, cioè quindi a un foglio con delle raccomandazioni. Una delle raccomandazioni a cui stiamo lavorando è proprio questo: dato che in una filiera, in una supply chain, che per inciso dovrà essere ridisegnata, perché oggi siamo troppo dipendenti dalla Cina, quindi andrà ribilanciato, eccetera, sui singoli anelli, in una supply chain oggi gran parte dell'attività è ancora in formato cartaceo, i documenti che accompagnano le merci e via dicendo. Buona parte dell'attività della logistica è ancora fatta in un formato cartaceo, quindi una raccomandazione è quella di andare paperless, senza carta, e a questo punto hai bisogno di una cosa che sia comune a tutto il mondo, dove non è che c'hai una struttura di governance per cui puoi fare facilmente degli appelli, andare a validare, eccetera. E allora torna comodo usare la blockchain per registrare gli stati di avanzamento delle supply chain internazionali. Su questo ci sono alcuni progetti
E questa secondo noi è una delle buone pratiche da sviluppare. Visto che abbiamo parlato di fiducia e visto che abbiamo i simboli delle istituzioni europee che incombono sopra di noi, mi piacerebbe farti l'ultima domanda sull'Europa. Da uomo di tecnologia, cosa ti aspetti dall'Europa e che Europa immagini vedremo nei prossimi anni, uscendo da questa crisi provocata dal coronavirus? Allora, dal punto di vista tecnologico, l'Europa ha fatto tantissimo e sta facendo tanto in questa, le istituzioni europee stanno coordinando tanto in questo frangente, però si raccontano poco e forse si raccontano male. Quanti sanno che l'Europa sta coordinando delle attività di ricerca in giro per tutti i paesi europei, andando a identificare dei centri di supercalcolo in Italia, a Bologna, e ne hanno selezionati 3 o 4 e hanno concentrato lì l'attività di gruppi di ricerca sull'uso del machine learning per ottenere degli antivirali. Questa è una cosa che francamente io non ho visto, cioè lo so perché conosco le persone che se ne occupano, ma non l'ho visto scritto da nessuna parte. Questa è solo una delle cose. Il tema dell'accesso alla cartella clinica da un paese all'altro, ho già descritto quali sono i problemi stando in Italia, quindi figuriamoci a un livello superiore, però anche su quello ci sono degli standard che sono stati definiti e sarebbe bene che venissero implementati da tutti i paesi. Cioè l'Europa sta facendo veramente tanto su questo, però si racconta poco. Sarebbe bello che le decisioni comuni in qualche modo potessero diventare poi più rapidamente dei fatti comuni, perché è questa cinghia di trasmissione. Io credo che noi avremmo bisogno di più Europa, no? Perché è lì dove la scala, non è che possiamo pensare che sull'intelligenza artificiale che l'Italia si misuri, ma anche come mercato oltre che come tecnologia, si misuri con la Cina piuttosto che con gli Stati Uniti, no? Cioè la dimensione che devi avere per capacità di intelligenze, di risorse, eccetera, come minimo è quella europea, quindi abbiamo bisogno di essere più coesi. Poi la via europea è una via improntata molto sui diritti e questa è una cosa che ci caratterizza e che magari spesso viene bistrattata, però poi viene rivalutata. Quando noi abbiamo introdotto le regole sulla privacy, il mondo ha pensato che fossimo, antichi, mentre il mondo andava in un'altra direzione, eccetera. Adesso assistiamo a delle cose tipo che la città di San Francisco, cioè il cuore della Silicon Valley, vieta l'uso del riconoscimento facciale da parte delle autorità pubbliche, prima di noi addirittura. Quindi adesso noi abbiamo cominciato un'attività sull'etica dell'intelligenza artificiale e subito dopo di noi sono partiti gli Stati Uniti, la Cina, cioè ci hanno seguito tutto, cioè il tema dei principi. La tecnologia consente di invadere spazi che prima erano caratteristici dell'attività umana e facendo questo bisogna ragionare su che tipo di società si vuole, su che tipo di rapporti si vogliono, su che idea di uomo abbiamo. Ok, questo è il tema basato sui valori. I valori europei sono valori condivisi in Europa e che ci differenziano rispetto ai valori degli Stati Uniti, rispetto ai valori eccetera. Quindi la nostra via europea è una via comune, io spero che si rafforzi, perché quella è la dimensione con la quale possiamo giocare. Una dimensione inferiore non è sufficiente. Scusate. Quindi insomma, nella suoneria. Speriamo che l'Europa impari a comunicare meglio le cose buone che fa e noi nel nostro piccolo oggi abbiamo appena intervistato la commissaria europea all'innovazione, per cui insomma, cerchiamo di dare una mano. E Stefano Quintarelli, il nostro tempo è finito, grazie mille. Grazie Eugenio, grazie a tutti gli ascoltatori. Alla prossima.
Buongiorno a Roberto Cingolani, CTO, Chief Technology Officer di Leonardo, responsabile per Leonardo della tecnologia e dell'innovazione. Grazie mille di essere qui con noi. Grazie a voi. Allora, Roberto Cingolani, vorrei cominciare questa conversazione citando una cosa che ci siamo detti prima di questa intervista, mentre lo organizzavamo un attimo al telefono. Lei mi diceva che, nostro malgrado chiaramente, questa crisi si deve trasformare in un'occasione da non perdere. Ci spiega un po' come funziona questa occasione? Secondo me la considerazione di base è che crisi di questo genere rinormalizzano le priorità e riportano verso il basso tutti i sistemi, cioè i problemi diventano problemi estremamente cogenti, estremamente chiari. Abbiamo visto la disoccupazione, il debito, la crisi economica, la salute e così via. In un certo qual modo, mettendo a nudo la falsa serenità che noi abbiamo normalmente quando tutto va bene, ci sembra che i problemi siano grandissimi, nel caso problemi marginali rispetto a quelli che viviamo adesso. È ovvio che dopo il Covid noi abbiamo un sistema che è caduto in basso ed è veramente regredito. Ora, o si approfitta del rimbalzo per crescere, imparare la lezione, tirare fuori le energie, ma anche, diciamo, innovare da un certo punto di vista, oppure il rischio reale è che uno rimane nella posizione più bassa dove è caduto e se non cambia l'accelerazione, la velocità, se non cambia ritmo, è semplicemente come se fossero passati inutilmente gli ultimi, che so, 10 anni e uno si ritrova dove avrebbe dovuto essere 10 anni fa. Quindi qui direi che sfruttare la crisi per fare uno sforzo tutti insieme, collettivo, di intelligenza, di ridisegno, di rinormalizzazione, di priorità nuove, sia veramente obbligatorio. Se noi non facciamo questo, credo che ci ritroveremo sostanzialmente tanti passi indietro e più disagiati di prima, perché avremo meno denaro, ci sarà più disoccupazione, più problemi, quindi sarà ancora più difficile continuare a crescere. Vorrei ricordare a tutti che la crescita non era particolarmente robusta un anno fa, quindi non posso credere che dopo questo ci possiamo accontentare di tornare a crescere come prima, perché se non era sufficiente prima, figuriamoci adesso. Quindi dobbiamo veramente fare uno sforzo di ingegno oltre che di volontà. Ci può raccontare un po' degli ingredienti, anche da uomo di tecnologia, diciamo, per cercare di sfruttare questa crisi? Sì, prevalentemente da uomo di tecnologia. Io vedo sostanzialmente due strade obbligate per noi italiani, ma in generale per tutto il G10. Cioè, noi dobbiamo rivedere il nostro modello sociale e ristabilire alcune priorità. È chiaro che abbiamo visto come sia stato deleterio aver fatto poche scelte, tagli lineari, aver ridotto il finanziamento alla sanità, aver puntato tutto su un modello finanziario, poi si è sgretolato abbastanza in fretta. Cioè, la strategia l'ha fatta la finanza, non l'ha fatta chi lo doveva fare, e direi che il modello non ha funzionato molto bene. Noi la chiamiamo solidarietà, però secondo me dovremmo riflettere anche sul nostro modello europeo, non è un problema solo di solidarietà. Il nostro modello che delocalizza le produzioni fuori perché casomai costa di meno, alla prima emergenza è franato mostruosamente, basta vedere quello che è successo con le mascherine. Il modello sanitario, dicevo, l'aver in qualche modo depauperato un modello di sanità che un tempo era sicuramente più sociale, più sicuro, più robusto, sul territorio più radicale, ha dimostrato il limite. Quindi noi dobbiamo, da un lato, e non è mestiere dei tecnici, solamente ripensare il nostro modello sociale, il nostro modello economico, e ripensarlo pensando al fatto che nei prossimi decenni la parola d'ordine dovrà essere sostenibilità, non arricchimento, che è una cosa fondamentalmente diversa. Perché io che lavoro in una grande company vi posso dire, è chiaro che la sostenibilità va determinata in molti modi. La prima sostenibilità è quella finanziaria, ci mancherebbe altro. Se non si produce, non si vende, non c'è un buon business, non si paga lo stipendio. Ma se fosse solo quello sarebbe troppo semplice. In realtà c'è una sostenibilità di tipo sociale che passa attraverso il work-life balance, il fatto di creare un lavoro etico e trasparente, e c'è una sostenibilità ambientale altrettanto importante. Non possiamo continuare a depauperare tutto, le risorse, il sistema, pensando che siccome il business va bene, tutto il resto è garantito. Quindi da questo punto di vista credo che noi dobbiamo rivedere come paesi avanzati, che hanno anche un po' la responsabilità di trainare le opinioni, le società nel mondo, il nostro modello alla luce della sostenibilità,
che vuol dire scelte tecniche, politiche e sociali. E poi un secondo punto fondamentale, questo è un po' più tecnico, è evidente che noi dobbiamo cominciare a pensare sia un modo di lavorare che un modo di comportarci, un modo persino di muoverci, che sia per certi versi più diluito, quindi un po' meno umano di com'è. Ora abbiamo visto quanto è importante disporre di infrastrutture digitali di un certo tipo. Il telelavoro non deve essere solo un'emergenza, deve essere un modello di lavoro in cui uno coniuga efficacia con sostenibilità. Abbiamo visto come è stato importante proteggere certe filiere di produzione e questo è stato possibile anche grazie al fatto che in alcuni casi c'era una forte componente di digitalizzazione. Abbiamo visto come è importante la digitalizzazione nella sanità. Guardate il disastro che viene dal fatto di non aver avuto dei database fatti correttamente, di non aver potuto scambiare le informazioni in tempo reale, interpretarle bene, il disordine in cui ogni London, ogni regione, ognuno mandava i numeri quando voleva, quando poteva, non esisteva un database. C'è da chiedersi dove sarà il cloud, un giorno esisterà un cloud pubblico, un cloud dello Stato. Uno dei problemi è stato che abbiamo tutte informazioni sanitarie e le stiamo appoggiando, probabilmente le dovremmo appoggiare su cloud che appartengono ad aziende. Avete visto tutte le discussioni sulle varie app di tracciamento. Quindi il digitale, che è la più grande offerta, la più grande lingua, il più grande linguaggio che noi parleremo nei prossimi decenni, come tutte le lingue ha bisogno di una grammatica e anche di un'analisi logica. Noi questa non ce l'abbiamo, dobbiamo cominciare veramente a farla. Credo che questi siano due pilastri su cui dovremmo lavorare molto più. Poco fa diceva che dovremmo adottare un comportamento un po' meno umano, diciamo. E lei, sia per il suo ruolo adesso a Leonardo, sia per il suo ruolo precedente come direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, è diventato famoso in Italia come l'uomo dei robot, come l'uomo dell'intelligenza artificiale, diciamo. E queste tecnologie sono state spesso citate come alcune tecnologie che diventeranno essenziali nella nuova normalità che ci aspetta dopo il coronavirus. Si è parlato appunto di intelligenza artificiale per tracciare i contagiati, si è parlato di automazione per favorire il distanziamento sociale all'interno delle fabbriche. Ci può fare un po' una panoramica di come queste tecnologie di alto livello possono aiutarci in questo periodo, possono favorire l'occasione che dovremmo cogliere? Senz'altro, io credo che prima di risponderle direttamente, non ne vado alla domanda, sia veramente necessario fare una piccola precisazione. Il primo manufatto artificiale, se vogliamo la prima tecnologia dell'essere umano, risale a 16.000 anni fa, era un vasetto di terracotta, credo trovato in Giappone. Da allora ci sono state numerosissime invenzioni che noi chiamiamo game changer, no? Che hanno cambiato la nostra vita, la ruota, la stampa, il mattone, insomma ce ne sono tantissime. E quello che è successo è che queste invenzioni sono cresciute nel corso dei secoli e se prima eravamo abituati ad averne due ogni millennio, poi che so, 10 in un secolo, oggi siamo arrivati effettivamente a un ritmo della tecnologia talmente elevato che spesso noi stessi che la tecnologia creiamo non facciamo in tempo a metabolizzarla, ad adattarci, ad utilizzarla al meglio, che già c'è una nuova generazione di tecnologia, qualche altra invenzione. Questo è un aspetto che mette a durissima prova la capacità cognitiva dell'essere umano, cosa che sino a 40 anni fa non c'era. Allora, io quando sento parlare di intelligenza artificiale, AI, algoritmi e così via, da un certo punto di vista, come scienziato, dico esattamente come è successo per il telefono, per la televisione, per la radio, vedrete che dopo 100 anni sarete tutti abituati. Se in fondo pensate che il telefono è stato scoperto, inventato a metà dell'Ottocento, però ci ha messo un secolo sostanzialmente a diventare una tecnologia di uso comune di cui nessuno si meraviglia, no? Che pervade il sistema. Ecco, uno, diciamo, quando si parla di AI e di tecnologie diciamo, digitali, in realtà il percorso sarà lo stesso, ma non succederà in 100 anni, probabilmente succederà in 10. E allora noi come cittadini, come esseri umani, non riusciamo a metabolizzare questo livello di innovazione. Nella nostra vita lavorativa, che dura, che so, 35-40 anni, non succede una cosa sola, per cui io bene o male riesco ad adattarmi e andare in pensione. No, ne succedono 4, 5, 6, si succedono troppe tecnologie durante le quali io come cittadino perdo il terreno, a meno che non sia proprio uno scienziato che lavora su quello. E posso garantirvi che anche se si fa col mestiere non si riesce a seguire tutto. Allora, il vero problema non è il dibattito sulle AI. Le AI è un fantastico elettrodomestico, fa delle robe per noi. Lasciamo perdere la fantascienza.
una macchina che ha dei sensori che danno degli input, quanti mezzi sono stati prodotti, quanta frutta è stata venduta, qual è il mio battito cardiaco, i sensori misurano. I dati prodotti da questi sensori, che sono tantissimi, vengono memorizzati in quello che è lo storage, la memoria. Poi c'è un computer che analizza questi dati con degli algoritmi. Questo è l'equivalente del mio cervello che si parla con i miei occhi, con le mie orecchie, con le mie mani, no? Prende dei dati e li analizza. In funzione di questa analisi, e sulla base di esperienze che io ho fatto prima, perché conosco il mondo, eccetera, il mio cervello prende una decisione e dà un comando ai miei attuatori, che sono le braccia, le gambe, le mani. Io di conseguenza, come entità senziente, intelligente, faccio qualcosa. Ecco, l'intelligenza artificiale mima sostanzialmente questo sistema. I sensori ci danno i dati, i sensori possono essere satelliti. Vengono memorizzati, big data, vengono analizzati dagli algoritmi con un computer che è il cervello. Il sistema è intelligente perché col machine learning è una macchina che impara dall'esperienza, quindi si diventa esperta, e quando ha analizzato al meglio delle sue potenzialità i dati che ho, dà un input che può essere cambia la produzione, frena l'automobile, fai atterrare l'aereo, o che ne so io, fai una previsione meteorologica piuttosto che un'analisi, una diagnosi medica. Non c'è nulla di nuovo, stiamo scimmiottando la natura, noi questo lo facciamo con un pezzo di cioccolata, perché con 1500 kcal funzioniamo così da sempre, l'intelligenza artificiale vuole qualche megawatt di potenza per far funzionare lo storage, il computer, tutto quanto. Quindi in realtà è molto, molto più primitiva di noi, ma è molto utile. Quindi passatemi questa semplificazione, un super tool, un super dispositivo, un super elettrodomestico che ci deve servire. Il problema non è quello, perché i computer miglioreranno sempre, i dati miglioreranno sempre, avremo macchine sempre più performanti. Il problema siamo noi. Cioè nel 2040, qual è il modello di società che vogliamo? La gente deve avere alfabetizzazione digitale, capire cos'è la privacy, capire cos'è il mondo digitale, essere pronto a utilizzare tecnologie che sono molto complesse. Se ci pensate, è successo con l'automobile. Cioè, per guidare una macchina, oggi uno deve fare un corso. Studia, teoria, pratica, prende la patente. E ci sono delle norme, il codice della strada. Per guidare un aereo lo stesso, serve la patente per tutto. Però ci abbiamo messo 100, 120 anni, da quando è uscita la prima automobile, ad avere questa cosa come una cosa normale. Sull'AI succede tutto in un decimo del tempo. E siamo noi che non riusciamo ad adattarci all'idea che dobbiamo studiare, prendere la patente, capire a fondo, avere delle regole. Non abbiamo ancora le regole. Cioè non c'è nemmeno il codice della strada. Quindi, io come tecnico, come scienziato, da un lato dico lo sviluppo di queste tecnologie è incrementale ed è molto veloce. Sono arrivato ad un livello di velocità che è troppo elevato per noi umani, che poi dobbiamo essere gli usufruttori ultimi di queste tecnologie. Allora la scommessa è i termini regolatori, le regole, l'etica di questo. Ci deve essere un semaforo, uno stop, delle strisce, dei sensi di marcia, le regole. Secondo, come insegniamo al cittadino a guidare non questa automobile, ma questo strumento che chiamiamo AI, cioè a utilizzarlo al meglio. È ovvio che se io prendo l'AI e vado a 180 all'ora in città, faccio l'equivalente con l'AI di andare a 180 all'ora in città, cioè di usarla male o in maniera sfrenata, io mi faccio male e faccio male alle altre persone. Se invece studiamo, abbiamo delle regole, disegniamo una società della conoscenza che su queste cose investe perché sa che sono il futuro, anche per essere sostenibili, no? Perché grazie a queste tecnologie possiamo migliorare la manifattura, produrre meno CO2, migliorare l'uso dell'energia, dell'acqua, possiamo fare la medicina predittiva. Allora, se io preparo una società, i nostri figli si cominciano a preparare con quest'idea, è probabile che saranno degli usufruttori e degli utilizzatori saggi di queste tecnologie, altrimenti oggettivamente pericolosette. Dove li mettiamo? Salute, sicuro. Spazio, perché la frontiera della tecnologia va nello spazio. Resilienza del paese, sicurezza, quello che vogliamo. Telecomunicazioni, manifattura, quello che chiamiamo industria 4.0. E dovunque serve un sistema automatico. Dopodiché, occhio, perché questo fa perdere dei lavori. Fa perdere i lavori di routine. C'è la gente che rischia di rimanere senza lavoro perché viene soppiantata da un sistema automatico che costa di meno. E lì, di nuovo, il problema è cosa facciamo per avere una società che investe sui suoi lavoratori, sui suoi cittadini. È chiaro che uno a 50 anni, se perde il lavoro, perché sostituito il lavoro di routine, o quello cognitivo, il lavoro di routine, perché sostituito da una macchina, non lo riesci a riciclare o diciamo, a riqualificare
in 2 anni, a 50 anni. È lì che serve una società che, a partire dalle scuole, investa sulla cultura dei cittadini. E la Continuous Learning Society, una società in cui pubblico, private, Stato, aziende investono sui lavoratori, perché è nostro interesse avere una società soddisfatta. Ora, non si risolvono tutti i problemi con la cultura, ma sicuramente se ne creano tanti se non c'è la cultura. La cultura in questo caso è l'aggiornamento continuo, a partire dagli insegnanti dei nostri figli e a quelli che lavorano in manifattura. È un modello di società, ritorno alla mia domanda iniziale, cosa vogliamo essere nel 2040? Il problema non è l'AI, il problema è chi usa l'AI nel 2040, che continueremo a fare le guerre puniche a scuola e saremo totalmente impreparati a questo tipo di tecnologia e conoscenza. Ma se volessimo disegnare un panorama di più breve periodo, diciamo, e se volessimo mettere un limite temporale non al 2040 ma al 2021, questi elettrodomestici sensazionali possono già avere una qualche utilità, magari secondaria, oppure dobbiamo aspettare, insomma? No, non dobbiamo aspettare. Dai modelli predittivi che noi utilizziamo per il Covid, dall'analisi dell'immensa quantità di dati che verrà fuori da questa pandemia, al miglioramento dell'agricoltura, casomai con monitoraggio via satellite sulla gestione dell'acqua, degli spazi, al monitoraggio locale con intelligenza artificiale per vedere se una pianta si ammala, invece di irrorare tutto il campo, irroriamo solo quella malata, alle applicazioni medicali, imaging, chirurgia da remoto, farmacologia computazionale, io posso addirittura progettare un farmaco senza entrare al laboratorio di clinica. Lo progetto come si progetta un'automobile. Poi quando comincio ad avere un progetto che funziona, vado nel laboratorio di chimica e comincio a sintetizzare. In questi giorni l'azienda Dompé sta facendo delle cose fantastiche con il supercomputer del Cineca proprio in questa direzione. Cioè ci sono delle cose che noi facciamo già adesso che ci consentono di avere migliore qualità del cibo, migliore qualità dell'aria, migliore qualità della manifattura, miglior salute. Il problema è che queste richiedono investimenti, perché in questa fase, come ovvio, serve avere infrastrutture di rete, serve avere il 5G per avere il wireless. E poi vorrei far notare, questo è un aspetto che sfugge a molti. Dunque, tanto per darvi un'idea, no? L'Europa, come continente, produce qualcosa come si chiama zettabyte, lo Z è un suffisso che vuol dire 10 alla 21, quindi sono mille miliardi di miliardi, ok? Sono 21 zeri. Uno zettabyte di dati in media, costantemente all'anno. L'Italia ne produce circa un quinto, d'accordo? Quindi un quinto, il 20%, sono 200 exabyte di dati. 200 exabyte sono 200 miliardi di byte. Se uno va a fare il pro capite, viene un certo numero, non so, saranno circa 110-115 kilobyte al secondo, che ognuno di noi ogni secondo fa 110 kilobyte. Quindi è come se ognuno di noi compulsivamente ogni secondo mandasse un tweet, un piccolo file. Cioè sono quantità di dati mostruose. Pensiamo agli americani, i russi, moltiplichiamo. L'Europa da sola fa questo e l'Italia da sola fa questo. Allora, la domanda è, ma tutti questi dati, molti sono inutili, però tutti questi dati sono una conoscenza enorme. Il problema è che vanno letti, no? Allora io, recentemente c'è stata anche una discussione su questo, i dati satellitari che misuravano le fluttuazioni di spostamento del Ponte Morandi esistevano da anni, ma siccome non erano mai stati studiati né mai richiesti, erano sepolti in una memoria. Col senno di poi, noi potremmo andare a misurare, per esempio, tutte le infrastrutture critiche, i ponti, le strade, le maree, quello che vi pare. Quindi noi abbiamo l'informazione, ma non la leggiamo, spesso, e se anche la vogliamo leggere, non abbiamo la potenza di calcolo per leggerla tutta. Quindi lì, qual è la potenza di calcolo pro capite che noi abbiamo con i cittadini italiani? È circa un quarto di quella americana. Oggi gli americani hanno il 46% della potenza di calcolo mondiale. Inghilterra, Francia, Cina, Giappone, più o meno hanno fra l'8 e il 6% della potenza di calcolo mondiale. L'Italia è intorno all'1%. Allora, questo vuol dire, traducendo, che le informazioni, se le informazioni fossero un libro, e il calcolo fosse la capacità di leggere, è come se noi avessimo un'enciclopedia, ma siccome non siamo in grado di leggere, abbiamo l'enciclopedia, ma non utilizziamo il dato. Allora, dove io, se potessi, diciamo,
diciamo, se mi desse una bacchetta magica, ecco, si decide. Io cercherei subito di far crescere il nostro paese. È su questo bilancio di infrastruttura, quindi un grande cervello, tanti cervelli per il calcolo, tanti dati che consentono di essere analizzati e tante persone che sono in grado di prendere il meglio da questo modello, che è un modello, appunto, analisi dei dati, modello predittivo, quindi medicina predittiva, sistemi sociali predittivi, fisco predittivo, monitoraggio delle infrastrutture critiche per fare la previsione che sta per crollare un ponte piuttosto che una strada. Questo non è 2040, questo è oggi. È oggi. Allora, siccome a me raccontano, io sono un modesto fisico, però a me raccontano che il sommerso vale, non so, 100-120 miliardi di euro l'anno, no? Quello che non viene pagato come tasse. E mi raccontano che la burocrazia ha un costo equivalente a un centinaio di miliardi. Ecco, la bacchetta magica io la userei per prendere 100 miliardi della burocrazia e 120 miliardi del sommerso, ammesso che siano questi numeri, ma sono numeri grossi, e per metterli tutti su quel mondo, dove, grazie appunto alla digitalizzazione, al supercomputer, alla cultura fatta sin da bambini, si possa avere una sanità digitale predittiva, un sistema fiscale predittivo, un controllo e monitoraggio delle infrastrutture critiche predittivo, cioè investire sul futuro, perché il futuro non è nostro. Noi l'abbiamo incomodato, non gratuito, e lo dobbiamo passare ai nostri figli per farli vivere meglio. Stiamo facendo un pessimo lavoro. Pessimo. Allora, io come padre di tre figli, prima ancora come scienziato, sto lì ad allambiccarmi il cervello sul fatto che non riusciamo a passare ai nostri figli qualcosa di meglio di quello che abbiamo avuto. Ecco perché poi alla fine uno deve attaccare quello che non funziona. Quanto ci costa il burocrate che per non prendersi alcuna responsabilità ferma? Perché tanto la percezione è che fermare sia gratis. Perché la percezione che abbiamo creato con la burocrazia è che il tempo sia gratuito. Se invece io quantificassi il valore monetario del tempo fatto perdere, in nome di regole astuse, di meccanismi che non funzionano, e lo quantificassi in euro, perdere tempo sarebbe danno all'erario. Esattamente come rubarsi, che ne so, un computer dall'ufficio. Ecco, secondo me questa è la riflessione che noi dovremmo fare. Il ponte di Genova, visto che io sono a Genova, è stata la dimostrazione che si può lavorare nell'alveo pubblico facendo i lavori bellissimi, molto rapidamente, senza che ovviamente venga distratto un euro, questo è fuori discussione, e dando lezioni a tutti. Ma perché per fare questo noi abbiamo dovuto aspettare che un altro ponte crollasse? Se noi lo sappiamo fare, perché non ci imponiamo di farlo per puro orgoglio di essere italiani e non perché dobbiamo mettere una toppa su una catastrofe che è costata 43 vite, non so quante case, famiglie, eccetera, eccetera. Allora, se non lo sapessimo fare, figlio mio, sei nato stupido, pazienza, ma se lo sappiamo fare e lo possiamo fare, allora perché non lo facciamo? Questo vuol dire dare il futuro ai nostri figli degno di essere vissuto, non quello che gli stiamo dando noi. Gli diamo decine di migliaia di norme che non possono essere applicate, contraddittive una sull'altro, che hanno l'effetto di sterilizzare qualunque buona azione. Questa è una cosa che potremmo fare adesso e avrebbe costo zero. Però non mi pare che lo vogliamo fare. Un'ultima domanda, anche rapidamente perché stiamo già sforando il tempo. Come si sta preparando Leonardo alla fase 2 e possibilmente alla 3? Allora, Leonardo, essendo un'azienda strategica per la sicurezza, come sa, per tutti quei parametri, diciamo, fondamentali di sicurezza nazionale, in realtà non l'ho mai smesso, abbiamo tutti continuato a lavorare. Abbiamo creato un protocollo di sicurezza di altissimo livello, che posso dire, veramente, essendoci nella sola Italia, quasi 30.000 persone, se andiamo a contare il numero di casi, sono stati veramente molto bassi. Ovviamente abbiamo utilizzato anche noi il lockdown, dove possibile, per il lavoro, però abbiamo continuato a lavorare stabilmente. Quindi abbiamo rispettato sin dall'inizio regole ferree sul distanziamento, sulla prevenzione, sulla protezione. Ora partiremo con test immunoserologici. Grandissima attenzione, grande partecipazione delle parti sociali che hanno condiviso tutti i passaggi. Ancora una volta, in Italia si può fare. Hanno condiviso tutti i passaggi e ovviamente cercando di limitare il danno. Purtroppo il Covid è una cosa seria, è una pandemia. Però, diciamo, semplicemente seguendo le regole e in realtà anticipandole un pochino, perché noi abbiamo messo in atto dei protocolli che ora sono sulla bocca di tutti, ma abbiamo cominciato
in tempi non sospetti. E siamo a regime in molte delle nostre linee di produzione, abbiamo in questo momento trovato un bilancio fra smart working e lavoro fisico, e stiamo cercando, sostanzialmente non abbiamo perso nemmeno un giorno e stiamo facendo tutto il possibile. È chiaro che riemergiamo da una crisi in cui tutto il mondo è paralizzato, Leonardo esporta l'87% dei suoi prodotti, quindi non è che siamo contentissimi di avere un mondo con tanti problemi, no? Perché poi il mondo è globale. Però il non fermarsi, cercare di essere predittivi, comunque fa sperare che si riesca a riprendere. Siamo come tutti sotto il cielo. Roberto Cingolani, il nostro tempo purtroppo è finito, e grazie mille per essere stato con noi. Alla grazie prossima. A voi, arrivederci, grazie. Priorità più importanti in questa fase qui, secondo me, sono due. La prima è la salute delle persone. La seconda è l'occupazione. L'occupazione in Italia è di circa 25 milioni di persone. Il 70% di queste persone lavorano nei servizi. Noi dobbiamo uscire con delle politiche, avere delle politiche specifiche per il settore dei servizi. Adesso ci sono le risposte per mantenere l'occupazione. La prima è una risposta organizzativa. Giovanni Costa dice che dobbiamo riorganizzare il nostro modo sociale, dobbiamo desincronizzare la società. Oggi siamo in una società che lavora e pensa ancora in maniera post-fordista. Entriamo in ufficio dalle 8 alle 9, usciamo dalle 5 alle 6, andiamo in vacanza in agosto. È una limitazione legata all'organizzazione del lavoro pensata in qualche modo e interiorizzata nelle fabbriche all'inizio del Novecento. Noi dobbiamo desincronizzare la società, dobbiamo diluire. Dobbiamo usare i trasporti pubblici non solo per 3 ore al giorno, ma tutta la giornata in maniera più fluida. Dobbiamo dare un valore diverso al metro quadrato. Pensate ai negozi di 40 metri quadrati o agli uffici stipati di persone o gli open space. Sono tutte cose che probabilmente dovremo dimenticare. Quindi dobbiamo reinventare il nostro modo di stare insieme. L'Italia è un paese che ha molte parti vuote, molti borghi abbandonati e molte città piene di persone. Il modello potrebbe essere quello di decentrare. Per decentrare però abbiamo bisogno, e qui abbiamo un'importantissima risposta, di avere delle infrastrutture. Lo smart working è chiaramente sostenuto da una importante struttura digitale. Se noi dobbiamo cambiare e vogliamo cambiare il nostro modo di lavorare, specialmente nel settore dei servizi, dobbiamo avere chiaramente una risposta importante, non più procrastinabile nel settore delle infrastrutture digitali. Collegato alla piattaforma digitale c'è la questione dei sistemi di pagamento. Le carte di credito, i pagamenti digitali vanno assolutamente sostenuti e probabilmente anche aiutati abbassando i costi e magari incentivandole. Questo deve dare un grande impulso all'innovazione in questo paese. Altre due soluzioni, risposte abbastanza pratiche e abbastanza fattibili secondo me, sono una, la sospensione dell'IRAP, che notoriamente è una tassa sull'occupazione. In una situazione come questa io credo che sia urgente dare un incentivo alle aziende, alle imprese per mantenere l'occupazione sospendendo l'IRAP. Un altro punto molto importante sia sostenere il factoring. Il factoring delle fatture che vengono emesse dalle imprese permette di immettere rapidamente liquidità nel sistema collegandolo al fatturato delle aziende e quindi permette anche di poi alle aziende di ricostituire rapidamente le scorte. Io credo che aiutare il factoring metterebbe una importante dose di liquidità rapida nel sistema paese. Credo che il paese abbia reagito in maniera ottima. Come peraltro è stato fatto anche in passato, di fronte a grandi sfide e piccole sfide, tipo cito la legge sul fumo, cito i limiti di velocità in autostrada, la lotta al terrorismo che abbiamo battuto negli anni Ottanta. Penso che di fronte alle situazioni difficili il Paese abbia sempre reagito bene e penso che in questa fase qui la cosa che è stata vincente sia stata dare la responsabilità ai singoli.
la responsabilizzazione delle singole persone è stata veramente la chiave di volta che si è vista nella lotta a questo virus qua. Le file che sono sempre state rispettate, i tempi di attesa, per esempio, l'uso delle protezioni individuali che tutti ormai portano con tranquillità, e anche l'attenzione, il distanziamento agli altri, insomma, sono state tutte scelte personali che sono state veramente abbracciate dalla popolazione, tutti i singoli. Io credo che questa sia la grande vittoria, la grande conquista che abbiamo avuto in questo periodo. Questa cosa della responsabilizzazione individuale, che non va assolutamente, secondo me, abbandonata, ma va, anzi, sempre di più coltivata ed incentivata. Buongiorno a Francesca Bria, presidente del Fondo Nazionale Italiano per l'Innovazione. Grazie mille per essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno a voi. Francesca Bria, a me piacerebbe cominciare questa nostra conversazione parlando delle città, perché lei nella sua vita precedente, diciamo così, è stata a capo della tecnologia e dell'innovazione di una delle città più importanti e anche belle, se posso dire, d'Europa e del mondo, che è Barcellona. E lo trovo molto interessante perché spesso si dice che questa ripartenza post-Covid-19 si baserà sulle unità territoriali medie e piccole, cioè perfino chi parla di microterritorialità. Ci può raccontare un po' che ruolo avranno le città in questa ripartenza e se possiamo anche introdurre questa parola molto usata e poco compresa che è smart city? Io sono assolutamente d'accordo sul ruolo centrale che le città hanno, quindi diciamo si può parlare del secolo delle città globali in qualche modo, anche perché i 2/3 della popolazione mondiale si stima che in 30 anni vivranno nelle città, ma soprattutto il ruolo delle città in questa fase di emergenza e in questa crisi che è una crisi sanitaria ma anche economica e sociale. E io credo che le città, proprio perché sono l'unità territoriale, come dicevi te, ma anche un'unità economica e politica vicina ai cittadini, saranno in qualche modo il motore della ripartenza. In primis proprio perché essendo vicini ai cittadini in qualche modo possiamo essere ottimisti nel fatto che le città potrebbero definirsi come dei laboratori per sperimentare nuovi modelli di sostenibilità e quindi anche di rigenerazione economica e nuovi modelli di democrazia, quindi ripensare un po' il futuro della democrazia e il bisogno in questa fase di riattivare la partecipazione delle comunità a ridefinire la vita delle città stesse. Rispetto all'uso dell'innovazione tecnologica, io credo che le città anche lì siano un laboratorio, se mi permetti questa parola, perché è nelle città che l'innovazione tecnologica e quindi i processi di digitalizzazione che vediamo accelerati anche moltissimo durante questa emergenza Covid vengono messi al servizio delle persone, ovvero al servizio della soluzione dei bisogni reali delle persone e delle grosse sfide che noi dovremo affrontare nel futuro. E in questo senso l'innovazione tecnologica e quindi la smart city, ma una smart city diciamo che vede le persone al centro, ci permette anche di vedere l'innovazione come diciamo di coniugare innovazione e giustizia sociale, quindi di fare in modo che l'innovazione non crei più disuguaglianze, ma anzi ci permetta di anche di affrontare i problemi delle comunità più vulnerabili e quindi di ridurre le disuguaglianze che vediamo anche diciamo aumentare durante questa crisi. Quindi per concludere direi che ci sono due grosse questioni dove le città saranno veramente secondo me da osservare. La prima è come riprogettare il futuro dell'economia ad esempio in chiave di riconversione energetica, di mobilità sostenibile, di nuova sfida verde, no? Di questo Green Deal che dovremo mettere in campo nella fase della riprogettazione
ripartenza. E lì le città saranno fondamentali, perché si devono accelerare questi processi per cui si creeranno più spazi di mobilità sostenibile, più piste ciclabili, più spazi per i cittadini, l'elettrificazione delle città e quindi il passaggio, gli incentivi ad usare le bici elettriche, i monopattini, nuove forme di mobilità condivisa e connessa. E quindi tutta la rivoluzione verde, che anche implica un miglioramento della qualità dell'aria, l'uso di tecnologie come ad esempio le reti di sensori e l'utilizzo di dati per fare in modo di monitorare l'efficacia di queste politiche che metteremo in campo. Quindi dare una direzione, ecco, alla ripresa economica che vada nella direzione di una riconversione verde. E poi, uno dei temi, a mio avviso, fondamentali in cui le città avranno un ruolo molto forte è, da una parte, la partecipazione dei cittadini, come ho detto prima, quindi come facciamo in modo, anche attraverso le tecnologie digitali, di stimolare realmente una partecipazione dei cittadini nella presa di decisione politica, e come lo facciamo utilizzando le tecnologie e i dati. E quindi, se vuoi, possiamo approfondire un po' di più un concetto a cui io ho lavorato molto quando ero assessore nella città di Barcellona, che è la proposta e lo sviluppo di un vero patto civico sull'uso dei dati per l'interesse pubblico. E secondo me questo è un tema assolutamente centrale, che è un po' una battaglia, se vuoi, della società digitale, ovvero chi controlla i dati che noi produciamo nelle città intelligenti, ma sempre di più che noi dobbiamo utilizzare per migliorare le nostre infrastrutture, i servizi pubblici, la vita e il lavoro di tutti noi. E come fare in modo che questi dati diventino un bene comune, un'infrastruttura pubblica su cui generare innovazione, ma che ci sia un patto cittadino nella gestione di questi dati, che da una parte ci permette di preservare i diritti fondamentali, la privacy, la libertà di tutti noi, ma allo stesso tempo ci permette di condividere questi dati, di analizzarli in forma anonima, di utilizzare il machine learning, l'intelligenza artificiale, per rendere più efficienti le nostre città e i nostri servizi pubblici. Io credo che questo tema, appunto, della governance, del governo, dell'innovazione dei dati, sia un tema che si giocherà soprattutto dal basso, a partire dalle città. Il tema è piuttosto interessante, perché siamo tornati a parlare fortemente di dati anche per quanto riguarda le tecnologie per la gestione dell'emergenza, che speriamo sia sul punto di finire, e poi della transizione che ci porterà verso quella che ormai chiamiamo una nuova normalità. Ecco, possiamo approfondire un po' questo tema, cioè l'utilizzo della tecnologia, ma anche l'utilizzo dei dati in questa nuova fase che stiamo per affrontare. Assolutamente, per me c'è un'osservazione iniziale da fare, ovvero che l'utilizzo della tecnologia, dei dati, ma soprattutto la condivisione della conoscenza è fondamentale in questa fase, sia d'emergenza ma di ripartenza anche. Se pensiamo ad esempio al lavoro che stanno facendo gli scienziati in tutto il mondo, condividendo banche dati in modalità di open access, quindi proprio come un'infrastruttura pubblica per fare in modo di condividere tutto quello che si sa sul virus, sui test, sui tamponi, la cura, quindi i vaccini che dovranno essere messi in campo, tutto ciò è possibile grazie alla condivisione di scienza, dati e conoscenza. Poi abbiamo visto chiaramente una rapida digitalizzazione di varie parti della nostra società, a partire dallo smart working, che è ancora una sfida per molte istituzioni, sia pubbliche che imprese private, un'accelerazione nella digitalizzazione dell'educazione, ad esempio, quindi molti di noi, le scuole ora sono in online learning, si stanno sviluppando nuove forme di apprendimento attraverso la tecnologia, che chiaramente devono essere avanzate. Per poi non parlare appunto dell'uso dei dati, da una parte per il tracciamento
e quindi il monitoraggio, ad esempio, dell'evoluzione della pandemia, e quindi si parla molto in questi giorni di applicazioni di contact tracing che molti paesi stanno sviluppando, o dell'uso dei dati, ad esempio, per tracciare i pattern di mobilità e capire come si evolve il virus, ma anche essere in grado ad esempio contenere eventuali focolai. Questa questione, no, della tracciabilità e del testing e poi del trattamento, quindi le famose 3T, sarà una metodologia assolutamente fondamentale in questa fase 2 e nella fase della ripartenza. E vorrei anche citare appunto l'importanza dell'uso dei dati, sicuramente per analisi più macroeconomiche o di impatto sociale. Quindi i dati, come vediamo, devono essere mobilitati per l'interesse pubblico e devono essere messi a disposizione di ricercatori, imprese e dei decisori pubblici, che devono e possono prendere le decisioni più informate grazie ai dati che abbiamo. Chiaramente qui che cosa si pone? Una prima questione su come fare in modo nelle società democratiche di utilizzare i dati e la tecnologia digitale, mettendo al centro la libertà, i diritti fondamentali delle persone e il diritto alla privacy. E come fare in modo che non ci sia un contrasto o una dicotomia fra la salute pubblica e la privacy, ma che queste due cose e l'efficienza dell'azione pubblica siano coniugate assolutamente, e in qualche modo si possono mettere in campo tecnologie anche nella fase di emergenza che rispettano tutti i diritti costituzionali e i diritti fondamentali delle persone. Io credo che qui veramente l'Europa, almeno in questa fase, stia dando un'indicazione di quello che può essere, passami un po' la terminologia, una terza via. Ovvero, da una parte abbiamo visto in Asia, in Cina soprattutto, l'uso pervasivo di tecnologie anche di sorveglianza, in qualche modo con un approccio top down e diciamo più autoritario, che poco, diciamo, si coniugano con l'approccio che abbiamo noi, che mette al centro i diritti costituzionali e i diritti umani. Dall'altra parte vediamo come ad esempio negli Stati Uniti ci sia una modalità che si affida di più o che dà più fiducia ai big tech, quindi alle grosse imprese che in qualche modo sono i monopolisti dell'era digitale. E abbiamo, se vuoi, una terza via, che è una via più europea, che è la via, diciamo, della democratizzazione della società della conoscenza e della tecnologia digitale, che si propone sì di innovare e quindi di introdurre queste tecnologie per fare un salto in avanti nell'economia e nella maniera di vivere delle persone, ma allo stesso tempo mette al centro i diritti, la governance e quindi le regole dell'innovazione, e si propone appunto di un umanesimo digitale, se vuoi, se lo possiamo chiamare così. E in questo senso io credo che questa fase sia un microcosmo, no? Se guardiamo un po' che cosa significa l'utilizzo della tecnologia durante il Covid, è un microcosmo del dilemma che le società democratiche si trovano ad affrontare con la tecnologia, ovvero possiamo fare in modo che la tecnologia sia veramente messa al servizio delle persone per migliorare la nostra vita e anche per fare in modo che i cittadini siano partecipi e che i diritti fondamentali e le libertà quindi siano tutelate. Io credo che è una sfida che è possibile da affrontare, e a volte sono anche ottimista perché vedo che in un certo senso può sembrare meno efficace, ma che alla fine in questo modo si riesce veramente a proporre un modello di sviluppo che è molto tecnologico e quindi avanzato, ma che allo stesso tempo mette le persone e l'uomo al centro. Questo è molto interessante perché spesso in questi mesi di emergenza è passato il messaggio che ci sia una dicotomia, un'alternativa tra il diritto alla salute, il diritto alla sicurezza e la privacy e i diritti fondamentali dall'altro lato. C'è stato perfino chi ha invocato una sospensione del diritto alla privacy come se fosse un intralcio al nostro benestare, diciamo. Ecco, come far convivere questi due diritti, queste due necessità,
e come riuscire a utilizzare la tecnologia mantenendo però, e parlo soprattutto in questo caso di tecnologia di contact tracing, cioè del tracciamento dei contatti, delle famose app di cui tanto si parla in questi giorni. Come far convivere le due cose? Io credo che anche qui la direzione che l'Europa sta proponendo e anche l'Italia sta seguendo è la direzione giusta, ovvero innanzitutto bisogna rifuggire qualsiasi forma di soluzionismo tecnologico. Non è l'app che risolverà il problema e che ci aiuterà ad affrontare la fase 2 in maniera efficiente ed efficace, ma è un insieme di misure, le famose 3T di cui abbiamo parlato prima, quindi il testing, test a tappeto con i tamponi, il tracing, quindi anche sia manuale, per cui bisognerà investire molte risorse nel prendere dei nuovi tracciatori manuali che ci permettono di fare questo lavoro, l'applicazione e poi il trattamento, ovvero il monitoraggio e la presa in carico della persona che dovesse essere risultata positiva. Quindi bisogna sempre vedere la tecnologia come ausilio e supporto della rete territoriale sanitaria, di una strategia efficiente ed efficace per combattere, per contenere il virus o per, diciamo, vivere con il virus, non convivere con il virus in questa fase. Detto questo, ci sono tecnologie, il contact tracing può ricevere veramente un apporto importante dall'uso di tecnologie digitali, ma se viene fatto nella maniera indicata sia dal Data Protection Board, dal nostro garante della privacy, dal Parlamento Europeo, dalla Commissione Europea, dai nostri governi, ovvero innanzitutto l'applicazione deve mantenere l'anonimato, deve utilizzare l'avanzata crittografia, quindi minimizzare l'uso dei dati, deve essere decentralizzata, ovvero i dati possono essere memorizzati solamente sui dispositivi personali e quindi non c'è il rischio di un cyber attack, ad esempio è più sicura perché minimizza quelle che possono essere i rischi e le vulnerabilità anche dal punto di vista tecnico, e l'applicazione deve essere rilasciata con la licenza open source anche dalla parte server. In questo modo è ispezionabile, è monitorabile. E bisogna dire, c'è una comunità al momento di scienziati, di esperti di cyber security, di esperti di privacy enhancing technology che sta lavorando in tutta Europa e in tutto il mondo per monitorare queste applicazioni, per utilizzare la maniera migliore, l'architettura migliore che permette di fare il lavoro ai sanitari e quindi di analizzare il virus, di mandare un'allerta a noi cittadini se c'è la possibilità di essere entrati in contatto con qualcuno che è risultato positivo al test, ma allo stesso tempo preserva la privacy. Io credo che questa è la strada. Abbiamo visto che Apple e Google, tra l'altro, si sono messi insieme, loro sono i due competitor che tra le due compagnie, diciamo, gestiscono, controllano tutto il mercato dei sistemi operativi per i dispositivi mobili. In una mossa che non era mai avvenuta prima, si sono unite le forze di queste due grosse multinazionali per trovare un framework e quindi un sistema che poi permette alle app nazionali gestite dalle autorità sanitarie nazionali di comunicare e di utilizzare la tecnologia Bluetooth, che permette un tracciamento ma non invasivo, ovvero non c'è bisogno della geolocalizzazione, di dati di geolocalizzazione. Bisogna sottolineare che Apple e Google, nella loro proposta di questa infrastruttura e questo framework, loro metteranno a disposizione un'interfaccia di programmazione per gli sviluppatori che stanno sviluppando le app, hanno utilizzato un protocollo che è stato sviluppato da i nostri ricercatori europei in un consorzio che si chiama DP3T e che vede veramente impegnati gli esperti di eccellenza che abbiamo in Europa, che sviluppano tecnologie che rispettano la privacy, privacy enhancing technology, e grossi esperti di cyber security. Io credo che questo sia anche qualcosa da comunicare in maniera molto forte, perché nel momento in cui le due grosse compagnie americane hanno fatto la scelta di quale protocollo utilizzare per il contact tracing, hanno scelto proprio il protocollo che è stato sviluppato in Europa e che quindi mette al centro privacy,
sicurezza e decentralizzazione, ovvero controllo dei nostri dati. Io credo che veramente questo è un esperimento che ci rimarrà nel futuro, perché anche noi come pubblico, anche tutti, ad esempio gli operatori sanitari, soprattutto nella sanità dove i dati sono così sensibili ed è importante mantenere la privacy, bisogna essere in grado di utilizzare queste nuove tecniche, tecnologia aperta, trasparente, decentralizzata e soprattutto che mantiene la privacy con una forte crittografia. Questo è il futuro della tecnologia che coniuga libertà, diritti, ma anche efficienza, ovvero poi possiamo usarla, no, fidandoci di più dei sistemi tecnologici e anche quindi condividendo più dati che possono essere poi mobilizzati, usati per l'interesse pubblico. Quindi io mi aspetto che, se utilizzata bene, se chiaramente messa al servizio sempre dei test, di un piano di trattamento, i tamponi, queste sono le cose fondamentali, ma la tecnologia così utilizzata come è stata sviluppata può essere un ausilio importante. Francesca Bria, quali risorse sta mettendo in campo il Fondo Nazionale per l'Innovazione per questa ripartenza? Ma il fondo innanzitutto è un progetto bellissimo, è il motivo per cui io sono, diciamo, rientrata dopo tanti anni che ho lavorato, insomma, fuori dall'Italia e dopo la mia esperienza come assessora a Barcellona. Ed è un progetto che ha, diciamo, degli importanti strumenti per rigenerare l'ecosistema di innovazione e il tessuto produttivo italiano. Ha in dotazione 1 miliardo, stiamo mettendo in campo e già sono stati allocati 50 milioni di euro, sono partiti 4 fondi importanti, alcuni che sono diciamo direzionati soprattutto per le startup early stage, per le startup del Sud Italia, un fondo dei fondi che ci permetterà di potenziare il mercato del venture capital, di allargarlo, di attrarre nuovi talenti e quindi nuovi team, e poi diciamo di lavorare per potenziare l'infrastruttura degli acceleratori e del technology transfer e fare leva sulle capacità che hanno le nostre grosse imprese, sia partecipazione pubblica che imprese private, per investire di più nelle startup e per comprare le innovazioni che vengono dal mondo delle startup. Bisogna dire che chiaramente le startup, ad esempio in Italia, sono 11.000, alcune anche molto innovative, dei veri champion. L'Italia è un po' in ritardo, diciamo, nel dare un supporto istituzionale al mondo delle startup e del venture capital, ma inteso anche alla valorizzazione di quello che avviene nei nostri centri di ricerca, nei nostri laboratori più avanzati, nelle grosse imprese, mettere tutto ciò a sistema. E in questa fase chiaramente siamo chiamati ad affrontare l'emergenza Covid. Molte di queste imprese hanno difficoltà sia in termini di liquidità che di cassa, hanno bisogno di strumenti propri, no, che specifici per il settore che investe tantissimo in ricerca e sviluppo, che può creare lavori ad alta qualificazione, ma anche essere in qualche modo accompagnato per andare in una direzione strategica, ad esempio investire, no, nel futuro nella riconversione energetica e quindi nella transizione verde, o nel biomedicale, nel biotech, nella manifatturiero avanzato, nell'aerospazio. Ad esempio il fondo di investimento ha fatto un investimento di 21 milioni in un nuovo fondo che insieme all'Agenzia Spaziale Italiana lavora con le startup dell'aerospazio. Insomma, settori strategici per il paese e quindi rigenerare l'ecosistema di innovazione a partire proprio dal talento, dalle startup, dalle imprese innovative, per poi essere veramente un motore di sviluppo economico del paese. Io credo sia una grossa sfida che sarà molto utile nella fase di ripartenza economica dell'Italia e quindi anche dell'Europa. Francesca Bria, grazie mille per essere stata con noi e speriamo di poter riprendere presto queste conversazioni. Grazie mille a voi. Buongiorno a Sabrina Baggioni, direttore del programma 5G di Vodafone Italia. Grazie mille di essere qui con noi. Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Sabrina Baggioni, abbiamo visto in questi lunghi mesi di lockdown che le nostre vite sono diventate sempre più dipendenti, ed è una dipendenza buona, una dipendenza fruttuosa, diciamo, dalle reti internet. Questo evento, che avrebbe dovuto svilupparsi nella vita reale, che invece è qui online, ce lo dimostra forse in maniera assolutamente lampante. Cosa ci ha insegnato questo lockdown, questi mesi, dei bisogni e delle necessità degli italiani nei confronti della connettività? Ma innanzitutto devo dire che sarebbe stato un piacere essere nella sede meravigliosa dove solitamente ospitate questo evento, ma sono sicura che sarà una giornata molto interessante e quindi mi fa molto piacere esserne parte. Ma se guardo a questi due mesi, poco più di due mesi che abbiamo trascorso tutti in queste due fasi che chiamerei di vera e propria emergenza, che è stata la fase che abbiamo vissuto fino all'altro giorno, dove le priorità per tutti sono state due. Uno, la cura, è stato l'obiettivo primario di tutte le aree che ruotano attorno al paese, e la seconda è stata appunto la garantire i servizi essenziali. Allora, in questa prima fase che abbiamo attraversato di emergenza, si è dimostrato appunto quanto le reti in generale e la tecnologia siano fondamentali proprio per consentire alla comunità scientifica e medica di continuare a gestire le attività e tra l'altro a rimanere connesse fra di loro per poter scambiare quegli fondamentali contributi e giorno per giorno imparare l'uno dall'altro dalle esperienze l'evoluzione di questo virus, dall'altro per sostenere le attività banalmente anche del governo e della protezione civile su tutto il territorio nazionale, per consentire alle persone di mantenere un certo livello di socialità, per consentire alle persone di sentirsi vicini, di far parte di gruppi, anche se un gruppo familiare piuttosto che di conoscenze esterne, anche se lontani. Quindi tutto ciò è stato possibile perché sottostante, quasi senza accorgersene, in realtà il traffico sulle reti è cresciuto tantissimo. Noi abbiamo visto una crescita del 30% sul traffico mobile e 60% sul traffico fisso, quindi aumenti di capacità, interventi e continuo monitoraggio del traffico sulla rete per consentire a quelle attività di continuare, gigabit che abbiamo dato in modo illimitato proprio alle persone per continuare una loro normalità in questo periodo di emergenza e per gestire appunto le attività critiche di cura da parte degli ospedali, sono state una dimostrazione concreta di come la tecnologia sia sempre stata un po' data per scontata, ma in realtà fondamentale anche in questi momenti. La seconda fase che abbiamo iniziato a vedere adesso è quella del post-emergenza, e credo che da questo momento in poi diventerà invece importantissimo consentire una ripresa e qui stiamo parlando del mondo economico, industriale, turismo, che sono assi fondamentali del nostro paese, in sicurezza. E quindi ancora una volta la tecnologia ci verrà incontro, perché da sistemi termografici e quindi sensori per il monitoraggio come termoscanner, piuttosto che il posizionamento della mascherina corretto sul viso, a soluzioni, applicazioni per il distanziamento fisico. Noi stiamo lavorando su soluzioni che o su smartphone o su wearable, per esempio, avvisino con un segnale, una vibrazione che ti stai avvicinando troppo alle altre persone. Ecco, questo di nuovo in aggiunta il supporto alla gestione ospedaliera da remoto, quindi nella domiciliazione delle persone, delle tante persone che continueranno ad aver bisogno di supporto domani, confermerà la rilevanza delle reti e della tecnologia, ne sono convintissima. Quindi diciamo che c'è un tema di resilienza e un tema di rivolto, diciamo così, al passato, agli ultimi mesi, alle ultime settimane, e poi un tema di ripartenza rivolto ai prossimi mesi, diciamo, no? Sì, io direi che
trovo molto calzante il titolo di questa giornata, che mi è piaciuto dal momento numero uno, perché parlare di anticorpi del futuro, dal mio punto di vista, è proprio veramente molto centrato con quello che è successo e che ci proietta verso questa nuova normalità di domani. Perché? Perché dico questo? Perché gli anticorpi, non, senza pretese ovviamente di usare linguaggi che non sono miei propri, perché non sono medico di nessuna tipologia ovviamente, ma l'anticorpo sappiamo che è, in primis viene inteso da tutti, è per tutti una difesa verso il futuro, quindi ci prepara a affrontare meglio il futuro, essere preparati, avere superato, ma allo stesso tempo è memoria, è esperienza. Non avremmo gli anticorpi se non fossimo andati attraverso una certa esperienza, in questo caso appunto la malattia o il contagio. Allora, questo è avere sviluppato gli anticorpi. Se io lo traslo nel modo di vivere, nel modo di gestire le attività, è quello che mi aspetto questa normalità, questa nuova normalità effettivamente porterà per ciascuno di noi. Perché il futuro, come lo immagino, è un futuro che, siccome ha gli anticorpi, non dimentica. È un futuro che ha sperimentato, un futuro che dimostra come noi abbiamo sviluppato e visto possibili, imparando nuovi modi di gestire le attività, di gestire le imprese, di svolgere le nostre attività nel giorno per giorno. Abbiamo imparato mano a mano, nel mentre che costruiamo i nostri anticorpi, anche socialmente, diciamo, abbiamo imparato che si possono gestire attività con nuovi modelli operativi, abbiamo sperimentato e anticipato probabilmente quelli che erano trend previsti per i prossimi anni, abbiamo anticipato sulla nostra pelle nuove attitudini, nuove abitudini, senza paura, capendo che certe esperienze sono possibili, e sentendocele un po' più vicine, sentendole un po' più, sentendoci un po' più consapevoli e con dimestichezza e senza paura nell'affrontare le attività e nel vivere i rapporti tra persone e all'interno delle aziende in modo diverso. Ecco, in questa prospettiva dove questo futuro con noi dotati di anticorpi è fatto sia per essere pronti verso il futuro, ma anche per portarci dietro questa memoria, credo che aiuterà tantissimo e in modo molto naturale ne definirà i contorni. Il 5G, visto che abbiamo aperto parlando dell'attività che in questo momento sto portando avanti, 5G è un grande abilitatore di questa trasformazione. Quello che abbiamo visto fino ad oggi usando le tecnologie che tutti noi consideriamo oramai abituali è solo un assaggio di quello che il 5G con le sue caratteristiche consentirà effettivamente di realizzare. Esatto, ci può fare qualche esempio su come il 5G nei prossimi mesi, nei prossimi anni, andrà a interagire con questo new normal? Nel senso, ancora purtroppo il 5G è frainteso, nel senso che molti pensano che sia una versione più rapida del 4G. Invece è una rivoluzione vera, probabilmente, e che avrà un impatto anche sui temi che stiamo trattando in questo evento. Per cui ci potrebbe raccontare un po' come il 5G andrà a impattare sulla nuova normalità che vivremo nei prossimi anni? Ma il 5G è anche ciò che tutti pensano, cioè è anche una maggiore velocità nell'accedere ai contenuti, nello scaricare il film, è anche questo. Però il 5G è davvero un nuovo paradigma, è davvero una rivoluzione nel modo in cui le attività e i servizi verranno erogati e fruiti. La trasformazione che il 5G genera, ha iniziato a generare e che genererà è basata sulle sue prerogative, che sono, cercherò di esprimere in modo molto semplice e veloce, sono da una parte
la capacità di banda, la banda molto elevata che mette a disposizione, quella che appunto consente in pochi secondi di scaricare un film piuttosto che di condividere grafica molto pesante per lavorare insieme su modelli tridimensionali di architetture o di design da remoto per costruire dall'auto a oggetti industriali, quindi grande grande velocità di trasferimento dei dati. Questa è la prima prerogativa. La seconda riguarda un ambito che tecnicamente viene chiamata latenza, ma la dobbiamo pensare come l'immediatezza, il tempo reale, quella capacità tecnica, quella caratteristica tecnica che consentirà, noi l'abbiamo sperimentato in campo, consentirà a un'auto di ricevere l'informazione che a un incrocio cieco si sta avvicinando un altro veicolo e proprio perché si sta avvicinando, anche se chi guida non lo vede e i radar dell'auto non lo vedono, in pochi millisecondi riesce a rallentare, informare l'autista, rallentare o addirittura frenare in anticipo rispetto a quando dietro quell'angolo, dietro quel palazzo, arriverà un'auto in direzione, in velocità potenzialmente pericolosa, in collisione. Quindi questa latenza bassissima, questo tempo reale è ciò che abiliterà cose come questa che ho descritto, ma anche che è la stessa caratteristica che su realtà virtuale che noi oggi conosciamo, quindi mettendoci gli occhiali che ci immergono in una realtà totalmente diversa in cui come fossimo avatar camminiamo, ma che oggi oltre a essere disponibile soltanto se sei cablato, cioè se sei attaccato a una connettività, una fibra molto, molto pesante, tipicamente hai bisogno di supporti perché il nostro orecchio, il nostro è molto più sensibile al movimento di quello che vedi e rispetto al tuo, rispetto a quanto le soluzioni di realtà virtuale oggi consentono di fare. Questa latenza bassissima, questo tempo reale, renderà tutto molto più intuitivo, l'esperienza sarà molto più naturale e quindi abiliterà anche qui una serie di esperienze nuove di partecipazione, di visite per il turismo, di condivisione di esperienze. Oggi non possiamo andare ai concerti, ma tramite realtà virtuale dove l'interattività non viene persa, quindi andando insieme al concerto anche se si è in luoghi diversi, con un'esperienza naturale all'interno della realtà virtuale potremo continuare a partecipare ad eventi, partecipare a visitare mostre, potremo continuare a essere parte di una comunità che non è soltanto circoscritta alla nostra realtà di tutti i giorni, ma continuare a imparare. Potremo studiare in modo che non è soltanto la digitalizzazione oggi, appunto quell'anticorpo che abbiamo, quell'esperienza che stiamo maturando, quella memoria che stiamo costruendo, ha consentito, cioè di partecipare alle classi tramite video, un po' come stiamo facendo noi oggi tra alunni e professori, ma la grande capacità di trasferire dati velocemente, quel tempo reale di cui stavo parlando, consentiranno di visualizzare, ad esempio, in realtà aumentata davanti a noi, come se io l'avessi qua, se io stessi partecipando, ad esempio, a una lezione di anatomia e Eugenio, lei mi stesse presentando, mi stesse parlando di come funziona il cuore, noi potremmo insieme vederlo davanti e man mano che Eugenio lo giri, io lo vedo girare per seguire la lezione in modo davanti a me lo vedo, non lo vedo proiettato, lo vedo davanti a me, lo vedo qui dove sono io. Quindi, per quanto riguarda invece l'impatto del 5G sulla sanità, siamo diventati improvvisamente un popolo di epidemiologi, per cui penso che sia di grande interesse. Assolutamente, assolutamente. Io ho parlato dell'education, ho parlato del turismo, cioè ci sono impatti ovviamente che queste caratteristiche del 5G avranno sull'industria, ma anche sulla sanità, anzi uno degli ambiti su cui noi stessi abbiamo lavorato di più in questi mesi è proprio quello della sanità. Anche in periodo di emergenza, con poche cose, devo dire, perché
ovviamente gli istituti, le cliniche e gli ospedali erano focalizzati alla gestione delle emergenze della cura, ma il 5G ha dimostrato di poter supportare e garantire l'operatività parallela, perché non c'è soltanto il Covid, ci sono anche purtroppo continuano ad esserci anche le altre malattie e pazienti da gestire. Vi faccio un esempio per capire di che cosa sto parlando. Grazie al 5G, quindi grazie all'architettura, alla struttura che abbiamo, alla copertura 5G che abbiamo realizzato su due sedi dell'Istituto Clinico Humanitas a Milano, quindi tra la sede del San Pio X e che si trova a nord, insomma in centro a Milano, e la sede di Rozzano, che è la sede principale dell'Istituto Clinico. Siamo riusciti a mettere in collegamento in tempo reale, con quella capacità di banda elevatissima e quel trasferimento di dati velocissimo, il Dipartimento di Radiologia, dove vengono effettuate le risonanze magnetiche presso la Pio X, dove i tecnici radiologi eseguono le risonanze e i medici radiologi che si trovano a Rozzano. Questo metterli insieme in che cosa è costituito? Nel far sì che sia in preparazione che durante la risonanza magnetica, dove vengono acquisiti i tagli, quindi le scansioni pesanti, molto pesanti graficamente, perché devono consentire di visualizzare e amplificare il dettaglio, prima, durante l'esecuzione e eventualmente subito dopo, il trasferimento di quelle informazioni, la visualizzazione di quelle informazioni mentre l'esame viene eseguito, è trasferito al medico, è reso disponibile al medico presso il medico radiologo nell'altra sede. Questo ha fatto sì che l'esecuzione della risonanza magnetica sia stata immediatamente sincronizzata, supportata, gestita con tutte le competenze che devono essere messe a disposizione, limitando gli spostamenti, perché spesso capita che si identifica un'area, magari non si vede benissimo, il paziente deve essere fatto ritornare per fare un secondo esame, quindi limitando anche questo impatto e assicurando che le competenze del medico siano subito disponibili e l'operatività potesse continuare anche in un momento di così grande emergenza. Un altro caso molto importante che abbiamo cominciato a vedere nel periodo di emergenza, ma diventerà fondamentale andando avanti, è stato quello di supportare l'acquisizione di informazioni in continua, quindi in streaming, diciamo noi, quindi i dati biometrici in streaming dei pazienti, in un caso specifico di Hub Covid-19, dati che consentivano di segnalare se c'era qualche problema di efficienza polmonare immediatamente a caposala piuttosto che medici, come se a fianco a ciascun letto di un paziente ci fosse la possibilità di avere una persona che lo segue secondo per secondo. Quindi il trasferimento delle informazioni richiede la banda, richiede capacità di gestire un numero di oggetti connessi molto elevato, che è un'altra delle caratteristiche del 5G, e il tempo reale consente di passare allarmi per situazioni critiche immediatamente a chi in quel momento non è a fianco al letto. Tutto ciò, immaginiamocelo domani, questa nuova normalità, anche a supporto della gestione dei pazienti che saranno deospitalizzati, quindi a casa, il monitoraggio delle persone. Continuiamo ad avere un problema di una grande quantità di persone che hanno bisogno di assistenza domiciliare, malati e non malati, e questo periodo ci ha dimostrato che possiamo essere vicine alle persone anche con le tecnologie attuali. Le caratteristiche del 5G consentiranno di rendere quel supporto da remoto ancora più efficace e naturale, quindi anche aprendo una è come se riusciremo non soltanto a, e questo noi l'abbiamo sperimentato effettivamente, abbiamo realizzato durante la sperimentazione 5G a Milano, consentendo non solo di acquisire le informazioni dalla persona domiciliata, quindi che non ha il supporto in casa, ma anche nel momento in cui si presenta un allarme o qualcosa non va nei dati, tramite una videoconferenza in altissima definizione, dove riesco a vedere il paziente, capire qual è la persona, il medico è come se entrasse in casa a supporto della
del paziente. Non è uno schiocco di dita, lo accennavi in apertura, il 5G non è immediatamente disponibile dappertutto, ma è un percorso che grazie all'esperienza e alla memoria che abbiamo costruito tramite questo periodo di sviluppo di anticorpi in termini di comportamento, comincerà utilizzando le tecnologie attuali a inserire nuovi modi di gestire la sanità, l'education, lo spettacolo, il turismo e l'industria, ovviamente. Sabrina Baggioni, grazie mille. Il nostro tempo purtroppo è finito e grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, buona giornata, buon proseguimento.